Siedono collegati con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Le squadre sono appena entrate sul terreno di gioco. La sfida tra Milan e Regina per la 14ª giornata di campionato. Una sfida che vuol dire anche l'esordio della Regina alla scala del calcio, anche se il team manager Iacomino ricordava proprio ieri alla vigilia di questa partita come la Regina abbia già giocato due volte a San Siro fino agli anni 60, un Genoa-Regina in campo neutro e un Inter-Regina di Coppa Italia inizio anni 70. Fumogeni a San Siro, comunque non vi preoccupate, non è assolutamente nebbia, la visibilità è buona, l'unico problema potrebbe essere la temperatura che è decisamente rigida per il momento, di poco sopra lo zero, ma con tendenza a scendere. Vediamo subito le formazioni delle due squadre, mentre probabilmente ci vorrà ancora qualche istante perché la visibilità sia perfetta nei pressi della porta che andrà ad occupare Belardi, che oggi fa il suo esordio assoluto in Serie A per un portiere 22enne esordire a San Siro contro il Milan. È un'emozione davvero non da poco, anche se Belardi ineffabile ieri ha dichiarato è soltanto una partita di calcio. Belardi, che viene considerato portiere non soltanto di buone potenzialità ma anche di grande personalità. Formazioni mentre sta per cominciare la partita. Regina con il 3-4-1-2, Pirlo giocherà a sostegno di Possanzini e Callon, l'esordio di Belardi in porta. Vediamo velocemente la formazione del Milan, gara che sta per cominciare, sarà della Regina il calcio d'inizio. L'unica novità, Ngotti ha vinto il ballottaggio con Ayala, mancano Maldini e Albertini squalificati, Giunti fa il regista nel Milan. L'arbitro dell'incontro è Diego Presken, 36 anni di Mestre, settima gara in Serie A, 56 gare in B, esordito in B proprio dirigendo la Regina, 8 settembre del 96 Lecce vinse a Reggio Calabria per 2-1, non ha precedenti con il Milan, parte la sfida in questo momento, primo pallone giocato dalla Regina, subito il lancio di Baronio nella zona di Possanzini, c'è la copertura di Ngotti, Giunti, le assenze di Maldini e Albertini, quanto potrebbero pesare nel Milan, Giuseppe? Soprattutto Maldini, perché Maldini è un giocatore che ha una regolarità nelle sue prestazioni, quando o è migliore in campo o è o tra i migliori, sempre un giocatore straordinario, e mancherà forse con la grinta di Maldini. Oltretutto penso che l'assenza di altri giocatori, penso che il Milan oggi deve giocare con molta tensione. Mancano anche Elbeck e Weah, che però non sono ultimamente titolari fissi, addirittura Weah ormai è stabilmente nella panchina, anche perché Birov e Shevchenko stanno andando molto bene, 14 gol in due, buona parte del bottino fatto di reti della Milan porta la firma di questi due giocatori. Attenzione alla Regina che attacca in contropiede, Callon cerca Possanzini. Abbiamo già visto, Maurizio, la irregolarità del terreno, vedete già, seconda caduta e anche pericolosa. Callon quasi si fa male scivolando, è un terreno che hanno lavorato tutta la notte per isolarlo. Ecco, a proposito del terreno di gioco, possiamo vedere l'immagine dall'alto e andare subito a bordo campo dove c'è Mino Taveri che ci spiega esattamente quello che è accaduto. Mino, ti do conferma a quello che diceva José, hanno lavorato fino a stamattina, c'è stata un'interruzione i giorni scorsi per il gelo, però il terreno è stato isolato per un 70%, quindi ci sono delle differenze sicuramente tra delle zone del campo, è comunque meglio delle altre domeniche, questo senza dubbio, una rizzolatura anticipata, perché questo il vecchio terreno doveva finire la stagione, invece è stato rizzolato anticipatamente, però ancora naturalmente per essere nuovo non è assolutamente lineare come diceva José, ma meglio comunque delle altre volte. Palla in zona d'attacco per il Milan, appena il gioco darà un attimo di tregua chiedo alla nostra regista Cettina Mammoliti se è possibile staccare con la telecamera dall'alto dove ci si rende perfettamente conto della situazione del terreno di gioco. Ecco, vedete, sulla destra rizzolato, sulla sinistra il lavoro va ancora fatto. C'è una nuova rimessa laterale a favore del Milan che sta interpretando la gara con sufficiente aggressività. Milan che in questa stagione non ha mai vinto due partite consecutive, e questo l'imperativo di Zaccheroni, vincere due partite consecutive, conquistare 6 punti e avvicinare la vetta della classifica. Milan che attualmente è a 5 punti dalla vetta e quindi classifica con 23 punti alla pari con l'Inter, che però ieri ha subito la sconfitta nell'anticipo di Bari, dunque il Milan potrebbe staccare oggi l'altra formazione cittadina. Il lancio di Baronio trova impreparato Pirlo, regalata la rimessa laterale al Milan. Pronto Ngotti. Parlavo prima con Colomba della partita, dico è duro fare allenatore, sì è vero, però è un mestiere veramente straordinario questo, lui ha dato molto alla Regina, la Regina che stava iniziando molto bene il campionato, è una squadra molto pericolosa perché sia Callon che Possanzini sono due giocatori veramente grandi in contropiedi, attenzione. Baronio in verticale per Possanzini, si allarga Callon. Posta Callon, palla dentro, chiama Abbiati, il pallone termina in anticipo su tutti, subito Shevchenko, buon ritmo in avvio. Terzo minuto del primo tempo, attacca il Milan, Shevchenko superato un avversario, punta il secondo, se ne va Shevchenko, deve liberarsi il pallone, c'è Boban a sostegno, il cross a cercare Birov e viene deviato. Beh, ancora se... l'ucraino va giù. Se Shevchenko fa così 4-5 volte queste azioni come ha fatto poco fa,
sicuramente resterà in debito di ossigeno, perché è un giocatore che parte da lontano, si muove molto, è molto generoso, e è un peccato per lui perché consuma molta energia. Subito in piedi Colomba, calcio di punizione per il Milan, lo sta per battere Boban, Shevchenko, Birov all'interno dell'area di rigore, arrivano anche Sala, Guglielmi Pietro e c'è anche Serginho. Tutta la regina è dentro la propria area di rigore. Adesso da fare pressing per far arretrare i due giocatori in barriera, sono Baroni e Pirlo. È pronto Boban, gran movimento in area, marcatura strettissima su Birov, il cross basso messo fuori, non controlla Ambrosini. Lancio di Costa Curta, ancora a cercare Boban. C'è il fallo di mano netto e anche volontario di Pirlo e qui potrebbe esserci, anzi dovrebbe esserci a norma di regolamento, cartellino giallo. Preskern invece non se la sente evidentemente di ammonire giocatore dopo 4 minuti per fallo di mano, è netto, andava punito con l'ammonizione. E poi, attenzione, e poi ha fatto un fallo praticamente molto ingenuo, perché lui forse ragionava se Boban riceve la palla sicuramente in Italia fuori. Ancora Boban, secondo palo, Belardi in presa sicura, Birov è terminato a terra, ma attenzione, ha visto qualcosa l'arbitro, probabilmente si ribatterà il calcio di punizione. Sì, la difesa della regina deve stare molto attento, perché sia Shevchenko che Birov partono quasi dalla punta dell'area grande, e potete notare che è molto pericoloso, che basta una trattenuta o qualcosa, ecco, vedete cosa sta succedendo in aria. Ancora Boban, che solta il cannon che mette fuori, ma resta dietro la regina perché il Milan continua ad attaccare. Ngoti ha ricevuto da Costa Curta, lo attacca Possanzini, in pressing anche Callon. Costa Curta avanza, Giunti, Ambrosini, un varco, va in percussione Ambrosini, c'è Shevchenko al suo fianco, il pallone schizza, non c'è fallo danni Ambrosini, o invece sì, intervento di Preskern, calcio di punizione per il Milan. Andiamo a bordo campo, Mino Taveri. Volevo solo precisarti Maurizio, che sono già state accese le luci artificiali, era previsto che fossero accese all'intervallo, comunque verso la fine del primo tempo, ma i fumogeni evidentemente hanno fatto sì che si anticipasse l'accensione delle luci artificiali, quindi si gioca già con le luci di San Siro. Infatti io pensavo, che è successo? Perché ho visto un po' più di chiaro nel terreno da gioco. Esatto, è per le luci Bravo artificiali. Mimo, sei sempre perfetto. Grazie. Boban è Giunti per la battuta di questo calcio di punizione. Posizione centrale, dunque può calciare sia Giunti di sinistro che Boban di destro. Sembrerebbe il croato pronto a battere, la rincorsa Boban, palla che gira, accarezza l'incrocio dei pali, va sul fondo, splendida esecuzione da parte di Zonimir Boban. Sesto minuto, Milan pericoloso. Amici, una punizione straordinaria di Boban, ha tolto la vernice della traversa perché ha passato a un filo, osservate se non è vero. Beh, una mano, sono un po', cioè. L'ha soltanto spaventata la vernice. Sì. È iniziato comunque con una buona aggressività il Milan, una partenza facendo un parallelo con la partita contro il Torino 8 giorni fa, sicuramente migliore sul piano dell'aggressività. Gotti di testa, giacchetta il capitano della regina, Pirlo esce tardivamente dal fuorigioco, Callon c'è la puntuale segnalazione del collaboratore di Preskern, calcio di punizione a favore del Milan. Gini e Mazzei sono i due guardaline. L'azione di Callon è stata, se non fosse stato fuorigioco, l'azione era regolare perché ha toccato molto bene con la testa, passando la palla sopra, ecco Colomba che dà l'istruzione, molto pericoloso. Ho detto che Possanzini e Callon sono due giocatori veramente pericolosi. Boban, Birov dentro per Shevchenko, allontanato Cirillo, alimenta l'azione offensiva per il Milan. Giunti, sale Serginho, c'è fallo in copertura, Boban, posizione regolare, Boban il sinistro in area, determinante l'intervento in copertura di Stovini che si rifugia in calcio d'angolo, grande avvio di partita del Milan. Serginho, la prima palla che ha toccato, ha trovato molto bene Boban sbarcato fuori dell'area, e possiamo dire che l'assistente dell'arbitro ha visto giusto, non c'era assolutamente fuori gioco. La festa del centenario sembra aver fatto bene al Milan, che ha ritrovato forse quella determinazione che mancava in questo campionato. I cross di Boban, uscito di testa a mettere fuori Cirillo, poi la regina prova a sinistra con Pirlo, pilota palla verso la metà campo avversaria, lancio in verticale splendido per Possanzini, vantaggio Angotti che però è un po' impacciato nel controllare il pallone, Possanzini recupera, Angotti lo affossa, c'è fallo della francese, calcio di punizione per la regina. È vero che c'era fallo, però avete visto ancora il terreno da gioco, Possanzini ha perso l'equilibrio perché potete notare, osservate, ecco, vede il terreno da gioco è veramente molto molto fatto appena da questa notte, e naturalmente è un po' molle anche. Calcio di punizione affidato a Barogno, 2 del Milan in barriera.
Parte Barogno in anticipo su tutti. Costa Curta era stato calciato molto bene il pallone. Bravo Costa Curta in intervenire, interdizione per la Regina, c'è rimessa in zona d'attacco, si affaccia davanti la formazione di Colomba. 8 minuti e mezzo nel primo tempo, 0-0 il punteggio a San Siro. Callon, fermato Morabito, intervento di Preskan, calcio di punizione. Shevchenko avrebbe preferito il vantaggio, ma si era udito chiaramente il fischio di Preskan ad arrestare il gioco. Fallo subito da Guli. Immagine che torna in diretta Costa Curta, mette in movimento Sala. Costa Curta, Gotti, cerca Guli, perfetto l'intervento in copertura di Morabito, affidato a Pirlo. Pirlo è stato in ballottaggio per la maglia da titolare a centrocampo con Bernini, sembrava l'ultimo che l'avesse spuntato a Bernini, poi è spuntato invece nella lista ufficiale il nome di Pirlo. Un po' a sorpresa quello della Regina, è sicuramente un assetto tattico abbastanza audace con due punte più Pirlo. Abbiati. La difesa del Milan ha un grande affare con questi due giocatori che si inseriscono a molta velocità, fanno molto movimento, quello che non fa praticamente gli attaccanti del Milan, tranne Shevchenko, che Shevchenko si muove molto, parte da lontano e propongono sempre sia Postansini che Calon. Ecco, vedete, vanno incontro, si allargano, hanno un bel sincronismo. Milan che presto potrebbe schierare il tridente, un po' la soluzione tattica preferita da Zaccheroni, nel momento in cui arriverà, arrivo che sembra a questo punto probabile, José Mari, l'attaccante acquistato dall'Atletico Madrid, un giocatore di grande talento, tra l'altro un giocatore che ha le caratteristiche ideali per inserirsi negli schemi di Zaccheroni. Ecco. Calcio di punizione per la Regina. Dopo di questo vorrei dire uno. Barogno, palla pericolosa in aria, un giocatore della Regina a terra, ci sono proteste vibrate all'indirizzo di Preskern. Boban. Prova in contropiede il Milan, Giunti, Boban. Efficace il pressing della Regina che adesso sta giocando bene. Callon deve uscire dal fuorigioco, non può cedere il pallone. Pirlo che va in dribbling, subisce l'attacco di Costa Curta. Ecco, calcio di punizione, fallo i danni di Brevi. Lo dico velocemente, prima che il Milan con l'acquisto di José Mari sta cercando già di ringiovanire un po' il suo quadro, e secondo vogliamo dire che ieri proprio si è visto un giocatore come Cassano, e questo per finire un po' la storia che gli stranieri non danno la possibilità dei giocatori, talenti, grossi talenti di venire fuori. Non è vero, perché quando uno è bravo e non c'è bisogno di dire che sono gli stranieri che rovinano i giocatori italiani. Stato colpito al naso Giunti mentre la Regina sta per battere il calcio di punizione. Due soluzioni per la squadra calabrese. Si allontana Pirlo, prova Barogno, palla che termina un paio di metri alta sopra la traversa. Beh, sicuramente questo è un campo, un terreno di gioco, Maurizio, che darà molto filo da torcere, soprattutto nel secondo tempo, perché ecco, vedete il colpo di testa, direi che è molto pericoloso, perché ecco, attenzione, Postanzini, la Regina recupera palla in pressing, ma c'è il malinteso tra Postanzini e Callona, stava incrociando l'attaccante di colore ad uscire il pallone di Postanzini. La Regina ciupa una buona opportunità, ma è cresciuta la squadra di Colombo negli ultimi minuti. Lancio per Shevchenko che parte in posizione regolare, isolato in avanti però l'ucraino ha bisogno del sostegno. Arriva Guli, incrocia Shevchenko, guadagna il fondo Guli, il cross intercettato da Morabito, c'è rimessa laterale per il Milan. Minotaveri. Devo dirti, Maurizio, che ci sono state molte proteste da parte della panchina della Regina sull'intervento di prima. Attenzione a Shevchenko, numero il sinistro però facilmente neutralizzato da Belardi, continua pure Mino. Ecco, ti dicevo, sulla probabile trattenuta lì di Birov sul giocatore della Regina, Colomba ha protestato molto. Devo dire, onore del vero, sottolineare anche la sportività di Zaccheroni che si è rivolto verso i suoi collaboratori, e mi è parso di capire dal labiale che facesse segno che forse ci poteva stare anche il rigore per la Regina. Mino, mentre te parlavi, la regia di Cettina Mamoriti, sì, ci ha riproposto l'episodio. Effettivamente sembrerebbe da calcio di rigore l'intervento di Birov, anche se le immagini non sono chiarissime. Di sicuro un contatto c'è, quanto falloso questo è davvero difficile da stabilire. Certo però questa sera qualche discussione di sicuro ci sarà. Pallone recuperato da Ambrosini, Guglielmi Pietro, lo attacca Barogno. La Regina aveva iniziato con comprensibile titubanza questa partita, all'effetto San Siro, per molti è la prima volta su uno degli stadi più prestigiosi del mondo, ma la squadra di Colomba si è sciolta negli ultimi minuti e soprattutto in pressing sta creando problemi al Milan. Milan che però attacca con Serginio, Boban va giù, c'è falli danni del croato, calcio di punizione. Direi che il Milan non sta forzando le fasce laterali, dove Serginio è molto bravo su quella parte e Gullit
che mi pare che si è ritrovato dopo i due gol che ha fatto l'altra sera, ha migliorato molto la sua forma fisica. Direi che il Milan non sta giocando molto, non sta forzando il gioco sulle fasce. Guardate la lite che c'è in aria, Birov e il giocatore della Regina. Succede di tutto all'interno dell'area di rigore tra Birov e Stovini, deve intervenire l'arbitro perché sì, così non possono proseguire i due. Evidentemente qualche ruggine per l'episodio precedente. Parte il traversone, colpo di testa di Brevi, prova Angotti, il tiro sporco. C'è un pericolo grossissimo che tra Stovini e Birovo, che o vengono ammoniti o pericoloso, e Colomba l'ha capito questo. Stovini, Brevi e Birov, addirittura è doppia la polemica, se possiamo chiamarla così, dall'attaccante della Milan. Buon palleggio di Baronio, si è liberato di Ambrosini, i due sono compagni di squadra nell'Under 21. Ambrosini attacca Baronio, gli ruba palla, parte Guli. Buon il trimming su Giacchetta, il pallone però diretto a Birov non filtra, chiude Cirillo. Baronio scatta il contropiede della Regina. Pirlo, Callon, resta largo a sinistra Possanzini. Doppio scambio Callon-Pirlo, zona tiro, Pirlo, pallonetto in area, Callon e Sciabbiati. Era buona l'idea di Pirlo, leggermente troppo in profondità il pallone. Sì, ha rischiato ha fatto molto bene a cercare il lancio centrale, ma c'era due compagni sue a destra che poteva essere una soluzione più facile. Grande giocata di Shevchenko che se ne va sulla sinistra, adesso viene affrontato da Cirillo. Affonda il tackle con ottima scelta di tempo, il difensore della Regina spezza l'azione offensiva del Milan. Lancio per Possanzini, prolunga di testa a cercare Callon. Inserimento di Pirlo, in verticale per Possanzini, bella azione della Regina, ma chiude Costa Curta. Poi riesce ad evitare il calcio d'angolo Abbiati. Serginio, gran ritmo, superato il quarto d'ora, 0-0, bella partita. Birov, al volo per Shevchenko. Ottimo l'intervento in copertura di Cirillo, poi disimpegno a favore di Belardi. L'idea di Birov era buona, solo che non è riuscito nel suo intento di mandare la palla avanti a Shevchenko, che già aveva guadagnato quasi mezzo metro. Colomba dà indicazioni sue, Colomba che è sempre stato sconfitto ogni qualvolta ha affrontato Zaccheroni, 3 vittorie per l'allenatore del Milan su 3 incontri. Ambrosini, duello con Brevi, sono i due interditori. Costa Curta, Serginio. Serginio un po' penalizzato in questo primo tempo perché gioca nella zona di campo dove sicuramente l'erba fuori gioco è peggiore. Qui c'è un fuorigioco puntuali fino a questo momento, i due collaboratori dell'arbitro Prescan molto attenti. Non c'è il turbilone nell'attacco del Milan, questo è uno dei grossi problemi che affligge la squadra rossonera, perché non c'è il turbilone. Shevchenko si muove molto, ma Birov sta molto fermo in un raggio di 20 metri. Avete visto la linea del fuorigioco giustamente segnalato. La battuta del calcio di punizione Belardi. Insegue il pallone Possanzini, pedinato da Angotti. Sovrapposizione Morabito, ignorato da Possanzini che preferisce l'appoggio su Pirlo. Lo attacca Giunti, Boban, non c'è fallo. Può ripartire il Milan, un po' scoperta la difesa della Regina. Allunga la falcata Ambrosini. Subisce la pressione di Baroni, è costretto a scaricare all'indietro su Serginio. Lancio per Guli. Due gol in Coppa Italia per Guli, in settimana contro l'Atalanta. Shevchenko di tacco a cercare Birov. Bastava lasciare passare che Boban era completamente solo dietro lui. Ha voluto fare un colpo di tacco. Colpo di tacco che tenta adesso anche Guli, un colpo di tacco fuori luogo perché in questo caso Morabito lo ferma con facilità. L'argentino anche costretto a commettere fallo. Calcio di punizione affidato a Giacchetta, uno dei pochi che ha avuto un'esperienza a San Siro, anche se soltanto dalla panchina 11 anni fa in un Inter Napoli, quando Giacchetta faceva l'attaccante di riserva nel Napoli di Careca e Maradona. Ambrosini, Serginio. Anticipato Boban, dall'altra parte però Sala chiude su Possanzini. Ambrosini, Shevchenko. Quasi impossibile giocare sulla fascia sinistra del Milan. Giunti, Boban, Ambrosini. Azione elaborata del Milan, Serginio, zona cross, la sinistra a cercare Shevchenko, ha messo fuori Stovini. Assiste il Milan in pressing, Ambrosini, Giunti, Shevchenko di testa a sinistra dove però non c'è nessuno. Tutti fermi in avanti nella linea della grande area, cioè nella mezzaluna Birov, Shevchenko e Boban. E questo è un grave danno per i giocatori
che vengono da dietro, perché non sanno alternativa, continuano a buttare la palla addosso ai giocatori che sono di spalla alla porta e non riescono a fare un'azione. Ambrosini lascia spilare Giunti, c'è Ngotti, Guglielmi Pietro sta trovando qualche difficoltà con Morabito che gli ruba nuovamente palla, può far partire l'azione di contrattacco della Regina. Callon affrontato da Giunti in modo irregolare, intervento di Presker nel calcio di punizione per la Regina. Zaccheroni ha capito che negli ultimi minuti c'è stata un'involuzione nel gioco del Milan e si agita in un modo piuttosto plateale dalla panchina. Ambrosini affida Boban. Perché si arrabbiava Zaccheroni, Minotaveri? Te lo dico subito Maurizio, guarda, in questo caso Guli con la palla, lui voleva che Ngotti andasse vicino, attenzione a cross, andasse vicino a Guli, comunque ad aiutare sulle fasce, perché Zaccheroni ha detto a Ngotti: Bruno, vai, perché Guli era solo. Infatti poi Guli ha perso il pallone, vuole un po' più di sovrapposizione sulle fasce. Oltretutto c'è un altro fatto, che continuano a fare cross alla mediana, sono stanco di dire, non sarò mai, che non serve a niente, facilita la difesa, i difensori, i portieri. Serginio e Guli per il momento non riescono ad essere incisivi sulle fasce e al momento a Birof mancano del tutto i rifornimenti. Shevchenko si dà un grande affare, Boban anche, ma Birof per il momento un po' tagliato fuori. Di testa Sala, ancora Sala, un filtro del pallone diretto a Boban, ha recuperato Barogno, Pirlo, Morabito, Pirlo. Più che un 3-4-1-2 quello della Regina è un 3-5-2 perché Birof sta giocando sulla linea del centrocampista, ruba palla a Shevchenko, il più attivo davanti del Milan. Birof l'appoggio un po' impreciso su Ambrosini che deve sistemare il pallone, subisce il recupero di Pirlo. Lo stesso Pirlo ha ricevuto da Barogno, largo a destra, attende e riceve Foglio, si propone Brevi, vanno in profondità Possanzini e Calloni, il cross per Possanzini, aggancia Costa Curta, palla che resta nella zona di Possanzini, il controllo buono in area, Costa Curta lo sta pedinando, arriva Foglio, il traversone di testa Sala, il pallone Boban. Serginho, Costa Curta costretto addirittura al passaggio ad Abbiati, qualcuno non gradisce dagli spalti, piove qualche fischio per i giocatori rossoneri. Guli prolunga per Shevchenko, duale in velocità con Giacchetti, è più veloce Shevchenko ma Giacchetta era in netto vantaggio. In testa Boban, Cirillo su Birof, può impostare Giunti, lancio però completamente fuori misura, probabilmente diretto a Birof, lascia sfilare Foglio, alle sue spalle c'è Stovini. Non c'è movimento del Milan, c'è poco movimento, continuano a lanciare ste palloni, facilita la difesa della Regina, buon per la Regina che fanno questo gioco perché così naturalmente non ha difficoltà in neutralizzare tutte le avanzate del Milan. Sulle fasce laterali non fanno una discesa né Guli da destra e né Serginho dalla sinistra. Oggi con la mancanza di Maldini e Serginho si sente un pochettino anche mal protetto perché deve tornare sempre indietro. Avanza Morabito, scatta Callon, tempestivo l'intervento di Costa Curta che sceglie bene il tempo, il problema del disimpegno sulla pressione di Callon, rischia Scun questo passaggio per Ngotti, non se ne accorge Possanzini, può avanzare il Milan, Sala, Milan che con 12 gol subiti alla terza difesa del campionato dopo Juve e Bologna, alla Regina con 9 gol realizzati al peggior attacco del campionato assieme a Verona e Bologna. Barogno, splendido pallone in profondità per Possanzini, duello in velocità con Costa Curta, è più veloce Possanzini ma Costa Curta non molla, Possanzini cerca il guizzo, Costa Curta chiude, la palla va in calcio d'angolo. Beh, certo che Possanzini e Callon devono sbrigarsela da solo in attacco perché la difesa, cioè il centrocampo della Regina erano tutti ancora a metà campo e loro due davanti devono sbrogliarsi la matassa, che non è facile. Con calma Barogno si porta la battuta del calcio di punizione, del calcio d'angolo, il primo di questa partita a favore della Regina, in parità al conto dei corner, Milan costretto ad arretrare, per il momento resta fuori dall'area di rigore il solo Shevchenko. Milan deve fare attenzione soprattutto a Brevi, giocatore fortissimo sui palloni alti, l'ho preso in consegna Ngotti, parte il traversore proprio a cercare Brevi, di testa Birof, ci sarà il secondo tiro dalla bandierina a favore della Regina. Anche Giacchetta all'interno dell'area di rigore in memoria del suo passato da attaccante. Angolo di Pirlo, colpo di testa di Costa Curta, elementa l'azione offensiva lo stesso Pirlo, ancora una traversone, non esce Abbiati, il colpo di testa di Birof, ancora calcio d'angolo, un buon momento della Regina.
È Birgo che sta sbrogliando le situazioni in difesa, anche se adesso c'è un fallo, forse una spinta da parte di un giocatore della Regina. Fallo è per il Milan. Calcio di punizione che sta per battere Abbiati. Ngotti, Giunti, Serginho, Ngotti, Biro. Azione molto elaborata del Milan, troppo, c'è fallo su Callon, perché il vantaggio Preskin, ma sarebbe a questo punto opportuno gettare palla fuori, lo fa Pirlo per soccorrere Callon, ne approfittiamo per andare a bordo campo con Minotaveri. Sì, grazie Maurizio, intanto c'è una munizione, mi sembra che sia stato chi ha commesso il fallo su Callon. No, beh, comunque adesso la precisiamo. Sì, volevo dire... Giunti, sì, no. Ecco. No, volevo dirti che fra un po' dovrò prestare la mia voce a Zaccheroni, perché sta urlando dal primo minuto a Guli e a Serginho di andare in profondità senza palla, un po' come diceva Altafini prima, fanno pochissimo movimento gli due esterni e quindi poi i centrocampisti non sanno a chi mollare il pallone, quindi fare i lanci dalla mediana, e allora Serginho si deve muovere senza palla e Guli deve andare senza palla, però non mi sembra finora che i due stiano ricevendo queste indicazioni, perlomeno, perché vedo Serginho sempre molto fermo e Zaccheroni continua a avvisare Costa Curta di informare i due esterni di muoversi senza palla quando la palla è al centro in possesso dei centrocampisti. Intanto sta uscendo Mohamed Callon, purtroppo in barella, appena possibile Minotaveri ci darà notizie, speriamo confortanti, sulle condizioni dell'attaccante della Sierra Leone. Al momento però non si sta scaldando nessuno nella panchina della Regina, anche se mi pare che adesso si sia mosso Die. Regina attualmente nei 10 uomini, fuori Callon. Birov cerca Shevchenko, trova Giacchetta, lascia sfilare Giunti, Costa Curta allarga, Serginho, Colonna si è ripreso, sta per rientrare l'attaccante di colore della Regina, Ambrosini, infatti Die si è risistemato in panchina, Serginho, messo fuori Giacchetta, pallone che finisce sui piedi di Guli, può andare Guli in percussione, cerca il traversone, Birov viene anticipato al momento della battuta al volo dall'ottimo intervento in copertura di Stovini, rientra Callon, ristabilita la parità numerica. È stato molto bravo Stovini perché ha anticipato Birov, stava arrivando un pallone che era su misura per tirare in porta. Cosa di Serginho, ancora Stovini in anticipo, questa volta su Shevchenko, contropiede della Regina con Possanzini che ha grandi falcate, porta palla nel metà campo del Milan, pedinato da Giunti, arriva a sostegno Pirlo, c'è Callon davanti, Pirlo arriva in zona tiro, palla sul destro, Pirlo prova, si allunga Abbiati, il pallone sfiora il palo e va sul fondo, opportunità per la Regina, il boato dei sostenitori calabresi presenti in gran numero oggi a San Siro, c'è stata anche una deviazione per la Regina, arriva il terzo tiro dalla bandierina. Il tiro di Pirlo ha toccato leggermente il piede di Sala e è andato in calcio d'angolo, però ecco, vedete il tiro, ha converso molto bene il centro, ecco la palla che stava, ha ingannato Abbiati, ma buon per lui che è andato fuori. Regina in vantaggio nel counter corner, 3 contro 1 del Milan. Pronta la battuta Barogno, parabola insidiosa, Abbiati ci mette i pugni sulla respinta, ancora Barogno, può riproporre il cross, palla in area, ancora Abbiati, una gran presa, sta incontrando difficoltà il Milan con la Regina, del resto era stato facile profeta Zaccheroni alla vigilia di questa gara, ha detto Zaccheroni, se non stiamo attenti rischiamo di non vincere una partita come questa, ho raccomandato ai miei giocatori la massima concentrazione, Milan che aveva iniziato con ottima determinazione, ma il buon momento del Milan è durato soltanto 10 minuti, poi è uscita fuori la Regina. Serginho, Giunti, Costa Curta larga per Ngotti, Birov, fallo forse inutile di Cirillo, calcio di punizione per il Milan. Sì, Birov aveva difficoltà nel stoppare i palloni, oltretutto c'era anche lì Pirlo vicino, Cirillo ha fatto un fallo ingenuo, è quello che dico sempre io, un fallo di con i giocatori di spalla alla porta. Sono a tiro Serginho, scivola però al momento della battuta e qui il terreno non so fino a che punto c'entri, visto che era nella parte tra virgolette buona di San Siro. Brevi, pressato da Ambrosini, c'era fallo, si prosegue per il vantaggio. Foglio, Barogno, Possanzini, scatta Foglio a destra, lo vede Possanzini, prova a indirizzargli il pallone, c'è l'ottima copertura di Sala, la Regina comunque guadagna rimessa laterale. Ma è una Regina che gioca con due attaccanti davanti, però quando scendono quei due o tre giocatori, soprattutto dalla destra, anche Pirlo e Baronio, la cosa diventa difficile per il Milan. Le cifre sono impietose nei confronti della Regina, 8 punti nelle prime 4 giornate, soltanto 3 punti nelle ultime 9, si potrebbe pensare ad una Regina in crisi, ma per quanto si è visto in questi primi 28 minuti la Regina sembra tutt'altro che in crisi. Guglielmo Pietro, Boban,
Il pressing Giacchetta, Angotti in profondità. Guglielmi Pietro, deve uscire dal fuorigioco Birov. In due su Guli, va la traversone verso Birov. Cirillo di testa e qui probabilmente c'è fallo di Birov. Sì, effettivamente le è arrivato di dietro, ha spinto, cioè, stanno reclamando i tifosi, ma non capisco se è con Birov o con l'assistenza dell'arbitro, ma comunque non c'era una, non c'era una cosa clamorosa. Birov sta lamentando con l'assistente dell'arbitro. Calcio di punizione affidato a Belardi. Qui non ha dovuto effettuare interventi di rilievo il portiere esordiente della Regina. Breve di testa prolunga per Callon. Ambrosini al volo morabito cerca la profondità per Possanzini, in vantaggio Sala. Serginio attaccato da Foglio. Serginio cerca il pallonetto, Foglio lo ferma. Quell'aereo Possanzini, Sala, palla per Callon, dentro Foglio, posizione regolare, cross di Foglio, Callon, arriva Pirlo, rete! Pirlo, Regina in vantaggio. È quello che avevo detto, i due giocatori Possanzini e Callon sono veramente una spina nel fianco alla difesa del Milan. Avete visto come è sceso, e qui è colpa di Serginio che ha voluto, invece di rinviare il pallone lungo campo perché era ultimo uomo, ha voluto fare un pallonetto sopra la testa del giocatore, ha perso il pallone e qui è nato il gol. Osservate Callon, l'azione è stata bellissima, ecco, sull'assist di Foglio, non ci arriva Callon, ma è tagliata fuori tutta la difesa del Milan, piatto comodo di Pirlo, gol del vantaggio della Regina, secondo gol in campionato per Pirlo. E sottolineerei una cosa, attenzione perché Belardi è stato colpito, il portiere della Regina Belardi. Qui intanto rivediamo dalla telecamera posta all'interno della porta di Abbiati il gol di Pirlo. Belardi è stato colpito, Prescan è andato a sincerarsi delle condizioni del portiere. Un petardo, sono arrivate anche delle arance, ma non è stato certo un accendino, un'arancia come mostra Giacchetta, probabilmente un petardo. Beh, l'accendino non può fare tutti questi danni. È incredibile, è una vergogna, perché un giocatore che sta di spalla, ecco, attenzione a Boban che va in percussione ma finisce in un imbuto, viene fermato. Vorrei sottolineare una cosa, al momento del gol di Pirlo è impressionante il boato di San Siro, non ci sono soltanto gli oltre 2000 tifosi della Regina che sono in un angolo di San Siro, ma addirittura mezza tribuna è saltata in aria, il che vuol dire che la presenza di sostenitori della Regina, probabilmente anche moltissimi calabresi che vivono al nord, è notevolissima. Beh, devo dire che se facciamo un confronto a questo punto della partita, dobbiamo dire che il Milan continua a fare giocate personalissime, ogni giocatore che prende la palla vuole andare via da solo e qui veramente non c'è quella mobilità da parte degli attaccanti in modo che possa dare la possibilità ai centrocampisti di passare la palla, e questo è un problema molto grave che non è da oggi, è già da parecchio tempo, c'è poco movimento. Barcia ripetutamente la maglia, Pirlo proprio sotto la curva dove ci sono i sostenitori più accesi della Regina. Regina che attacca ancora in contropiede con Callon che ha recuperato il pallone, e Possanzini contrasta con Giunti, la spunta Alex Perugino. Ancora Serginio che ha voluto, ha perso una palla a centrocampo, la seconda volta c'è un po' di mancanza, un po' di attenzione, anche di un po' di determinazione. Attacca Guglielmi Pietro, anche questa volta non ha alcun sostegno, va alla traversone, forse deviato, infatti. Beh, ma tocco di morabito, angolo numero 2 a favore del Milan. È la prima volta che si scende fino in fondo a fare un cross, Guglielmi Pietro, in tutto questo momento sono 31 minuti di gioco, quasi 32 minuti di gioco, e solo un'azione sulla destra in fondo. Sarà Serginio a battere il tiro dalla bandierina. Tutta la Regina nella propria area di rigore. Ancora scintille tra Brevi e Birov. Parte Serginio, non ci arriva Shevchenko di un soffio. Birov è terminato a terra. Sì, qui c'è c'è Costa Curta che va a reclamare con l'arbitro. Effettivamente ho già detto che i giocatori della Regina, la difesa deve stare molto attenta, perché questi smanacciamenti, ecco Birov che va a lamentarsi, è molto pericoloso. Io non capisco perché. Poi una squadra che sta vincendo 1-0 deve stare molto attenta a fare queste cose. Al rilancio Belardi. Di testa Ambrosini. Shevchenko. Viene triplicata addirittura la marcatura sull'ucraino. Può impostare Serginio. Ambrosini. Poco movimento nel Milan. Serginio.
Ambrosini, fallo sul brasiliano, brutto di Foglio, calcio di punizione e cartellino giallo per Foglio. Andiamo a bordo campo, Taberi. Sì, beh, Maurizio, io devo sottolineare una cosa per, anche per la gente che ci ascolta, voglio dire, poi gli allenatori sono quelli che pagano, no? Quando le cose vanno male, però devo dirtelo, dal primo minuto che Zaccheroni invita Biro, palla fuori, vai pure Mino, che Zaccheroni invita Guli, Serginho al movimento, e i due giocatori, soprattutto Serginho, sono praticamente immobili. Io non so, alla fine è stato giocatore, non so quante poi colpi si possono dare all'allenatore che sta dando tutte le indicazioni necessarie se poi non vengono recepite, questo bisogna sottolinearlo. Ma niente, purtroppo è così, se un allenatore le dai un megafono almeno, magari sentirà dall'altra parte, perché non è possibile. Abbiamo detto già dall'inizio che sia a destra che a sinistra, e oltretutto Serginho non solo non sta facendo, attenzione, Possanzini, Calon deve uscire dal fuorigioco, Possanzini allora cerca la soluzione personale, poi scarica su Calon, va giù Possanzini, arriva Foglio scatenato, Calon il tiro deviato in angolo, grande regina, una grande regina, anche perché gioca molto bene, con giocata semplice, nessuno fa il fenomeno, nessuno vuole portare la palla, fare l'azione personale. Dicevo che prima, oltre Serginho che non fare l'avanzata sulla sua sinistra, che è la sua caratteristica migliore, sta lì ancora a fare i giochini, questo è molto pericoloso. Certo, José, chi parlava di una regina in crisi era chiaramente soltanto crisi di risultato, perché questa è una squadra che è tutt'altro che in crisi, ma sta giocando un gran calcio. Barogno dalla bandierina, copre testa di Ambrosini, l'azione però non è finita, controlla Cirillo, pallone che filtra ma Birofalo allontana, scatta Shevchenko, va in copertura Stovini, in anticipo Shevchenko, raddoppio di marcatura però efficace di Cirillo, c'è il messo laterale per il Milan. Ho tremato un po' questo scontro qua tra Shevchenko e Stovini, perché erano tutti e due lontano dalla palla e queste azioni sono molto pericolose. Ecco Serginho, c'ha tutto il campo per andare avanti. Ma il pallone rimbalza malissimo perché non è stato rizzollato, il cross per Biroff segnalato fuori gioco. Si è fatto male il portiere. Scontro Biroff e Belardi, resta a terra il portiere della regina, c'è molto nervosismo in campo, ma direi soprattutto sugli spalti. Direi che però non ci sono assolutamente dubbi sul cross di Serginho, era nettamente oltre la linea del difensore avversario Oliver Biro. Si riparte con il calcio di punizione a favore della regina mentre continuano a piovere fumogeni in campo, bisogna mantenere la calma sugli spalti, ma sia chiaro per coloro che ci seguono da casa, non si tratta assolutamente di scintille tra tifosi delle opposte fazioni, ma direi che è una polemica tra il pubblico milanista e l'arbitro Preskern. Belardi alla battuta del calcio di punizione, il ruggito di San Siro, il pubblico rossonero capisce il momento difficile della squadra di Zaccheroni, grande incitamento per il Milan che adesso attacca con Serginho, Foglio in copertura. 36esimo minuto del primo tempo, regina in vantaggio a San Siro, gol di Pirlo alla mezz'ora. Costa Curta, ecco, non sa cosa fare, vede tutti i giocatori fermi della Boban. Gran recupero di Possanzini per il Milan, arriva il terzo tiro alla bandierina, adesso in parità al punto di corner, 3 per parte. Possanzini in duplice veste attaccante quando la regina è in possesso di palla, centrocampista di copertura se non addirittura difensore quando la regina invece deve ripiegare in difesa. Serginho dalla bandierina, Milan in massa in avanti. Sono in 6 rossoneri nell'area di rigore della regina. Parte Serginho, primo palo, Callon ancora in angolo. Beh, questi corner qua devono essere più alti, perché c'è Lumbino che salta molto bene di testa, fanno un cross al primo palo. Primo palo non serve a niente, bisogna tirarle alto, perché sì, è Biro, può sfruttare Biro con Sala che salta molto bene di testa. Guardate l'area del rigore, cosa sta succedendo. Sta ancora accadendo qualcosa in aria, mette mano il cartellino l'arbitro, qui potrebbe accadere qualcosa. Attenzione, giallo, giallo per Brevi. Addirittura una specie di bastone è caduto sotto la rete. I tifosi devono dare una calmata perché non possono fare niente. Se uno sta... Attenzione, guarda, c'è veramente un via vai dietro dell'area della regina. Brevi è furibondo. Guardiamo quello che è accaduto. Brevi Biro, attenzione. Spinge Biro. Brevi crolla, ma poi deve essere accaduto qualcos'altro, perché attenzione all'angolo, Belardi con coraggio, Gotti di testa, ributta nel mucchio, pallone che si impenna, lontana Barogno, ancora Angotti, Biroff sponda, Guli anticipato, ha fatto la sponda sbagliata, dall'altra parte c'era Sala e Shevchenko,
pensate, ha fatto da questa parte, grande Calon. Brogni in verticale per Possanzini, ma sbaglia completamente la misura del passaggio. Costa Curta stava per essere tradito dal rimbalzo. Boban, poco lucido ma comunque aggressivo adesso il Milan. Avanza Serginio, sulla sua verticale trova Shevchenko. L'ucraino può puntare l'avversario che è Cirillo, va in sovrapposizione Serginio, palla per Boban, approfitta dello scivolone di Barogno. Boban calibra per Guli, pallone che non filtra. Possanzini cerca la velocità con Ngoti, con la sua superiore stazza atletica il francese Pirlo, ma il gioco è stato interrotto. Vediamo cosa decide Preskern. Calcio di punizione per il Milan, un po' sorpresa. E invece non fallo su Possanzini perché Ngoti è arrivato con le braccia larghe. Serginio dentro per Birov, grande anticipo di Cirillo, abile a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Grandi falcate, porta palla nelle metà campo del Milan, ma c'è solo Callone davanti. Arriva Possanzini, Cirillo avrebbe bisogno del sostegno di un compagno che non arriva. Tocca retrato per Foglio. Callone, lancio di Cirillo, Possanzini fuori gioco. Gioco fermo, calcio di punizione per il Milan. 6 minuti alla fine. Non vorrei che l'arbitro perdesse un po' la testa davanti a tante e di tante reclame, tanta sollecitazione da parte dei giocatori, perché vedo che già il problema è che i tifosi della, dietro la porta stanno facendo la confusione. C'è il 5 avanza in tandem con Ambrosini. Il cross basso, calibrato male Ambrosini, poi scivola il difensore della Regina. Ambrosini si proietta su di lui, guadagna calcio d'angolo. In Bile sta cercando di pareggiare i conti per il primo tempo. Ecco ancora Birov in aria. Qui vediamo intanto ancora l'episodio precedente con Birov e Brevi che continuano a beccarsi. Birov si arrabbia, poi arriverà la spinta. Immagine in diretta, ha anticipato Birov. Veramente Birov ha salvato la porta. Possanzini, attenzione al contropiede della Regina, c'è superiorità numerica. 4 contro 3, lancio in verticale per Morabito, ma recupera velocemente posizione alla difesa del Milan. Su Morabito Ngoti, cercare Giacchetto che addirittura si proietta in avanti, l'altro capitano Costa Curta lo ferma, il pallone uscito. C'è rimesso laterale per la Regina in zona d'attacco, Mino Taveri. Maurizio, volevo solo dirti che sul da parte di gioco non rizzollata, quella che tu hai mostrato all'inizio, si scivola moltissimo, ma davvero tanto, è difficile stare in piedi, in pratica sul fronte d'attacco sinistro del Milan. Infatti nel valutare la prestazione di Serginio bisogna anche tenere conto che sta giocando in una zona dove controllare il pallone a volte è un'autentica impresa. Bravo Giunti a riguadagnare palla, poi cerca un passaggio improvvido per Boban che però guadagna calcio di punizione. Il fallo di Brevi che deve fare attenzione a non protestare, neanche a commettere falli vistosi, perché è già stato ammonito da Preskern. Partita nervosissima adesso. Serginio, Sala, Costa Curta. 4 minuti più recupero alla conclusione del primo tempo. Lancio verticale per Birov, cerca la sponda per Shevchenko, in vantaggio Cirillo che sta giocando una grande partita. Dobbiamo dire che a luce dei risultati finora è la Lazio che sta avendo tutti i vantaggi, perché Milan sta perdendo, l'Inter ha perso ieri, la Juventus sta pareggiando, perciò la Lazio sta avendo tutti i vantaggi perché sta vincendo 1-0. Giunti, Serginio, Shevchenko. Hanno fermato l'ucraino, sul quale adesso chiudono un più efficace difensori della Regina. Callon resiste all'attacco di Giunti. Si inserisce Foglio. Ancora Foglio dopo lo scambio con Pirlo. Il traversone, Costa Curta chiude sui piedi di Pirlo. Può insistere la Regina. Pirlo in palleggio, lo attacca Ambrosini. Scarica su Foglio. In tackle Serginio. La rimessa in zona d'attacco a favore della Regina. Callone, c'è Sala su di lui, la pallonetta a cercare Possanzini, recupera Ngoti, si allarga a Guli, porta via un avversario Ngoti che può impostare, invoca il pallone, riceve Boban. La fatica Ngoti. È stare in piedi, la fatica è stare in piedi. Completamente sbagliato il lancio di Ngoti, Shevchenko però si impegna e riesce ad evitare che il pallone vada in fallo laterale. Deve essere più preciso il Milan in fase di rifinitura se vuole scardinare la retroguardia della Regina. Nguli, Nguli sinistro, bravissimo a liberarsi, ma la conclusione da dimenticare. È la cosa più bella che ha fatto il Milan finora, una azione di Shevchenko, e naturalmente Nguli si è liberato bene, ma il tiro di sinistro, vedete, è praticamente quasi che di interno che di collo. Pirlo, Callone, Morabito, Possanzini, Pirlo, più che affondare adesso amministra il possesso del pallone la Regina.
su Pirlo Giunti, è bravo a guadagnare calcio di punizione del centrocampista della Regina. Abbiamo superato il 43esimo, due minuti più recupero, la chiusura del primo tempo. Certo che se noi andiamo a guardare i giovani che ci sono in questa squadra qua, Pirlo e Baronio, dobbiamo dire che i giovani ci sono e vengono fuori. È il discorso che facevo prima, quando sono bravi vengono fuori. Lo stesso può Sansini. Ammonito Baronio, che tardava a battere il calcio di punizione. Terzo ammonito nella Regina, Foglio, Brevi, Baronio. Brevi era tra l'altro diffidato. Possanzini di pugno Abbiati. Azione proseguita da Foglio. Shevchenko si adopera in copertura. Brevi, Foglio, buona combinazione tra i due. Può andare al cross Foglio. Aggancia a Sala. Giunti, Shevchenko, Giunti. Che prova a riportarsi in avanti. Dobbiamo dire, Maurizio, che però che... ecco, ti vediamo con la Regina. Pirlo palla dentro, c'è il solo Abbiati. Dobbiamo dire una cosa, che poco tempo fa era in discussione Colomba, ma Colomba fa giocare molto bene questa squadra, a parte che sono dei buoni giocatori, ma però fa giocare bene la squadra, è un merito questo. Fallo di Boban, un fallo forse inutile quello commesso da Morabito, con Boban che non avrebbe probabilmente raggiunto il pallone. Il Milan guadagna un prezioso calcio di punizione, 30 secondi al 45esimo, tra poco vedremo quanto ci sarà di recupero. L'arbitro aveva arrestato il gioco per un fallo ai danni di Boban, ma poi c'è stata la segnalazione del guardalinee che aveva detto che c'era un fuorigioco, per questo motivo viene assegnato il calcio di punizione a favore della Regina. Seconda stagione in Serie A per Colomba, l'anno passato una stagione però con molti problemi al Vicenza, metà girone di ritorno sostituito da Rey, però non è riuscito ad evitare la retrocessione. Di testa Costa Curta, Serginho, due minuti di recupero indica il quarto uomo Biasutto. Birov, Shevchenko, non gli ha girato bene il pallone Birov, Shevchenko poi ci mette del suo sbagliando il controllo. Buon Milan nei primi 10 minuti, poi si è disunita la squadra di Zaccheroni, confermando di attraversare in questo momento un periodo molto difficile. Morabito, ma un po' dall'inizio del campionato che il Milan soprattutto fa fatica a trovare continuità, qualche guizzo c'è stato, la grande partita con il Parma, ma ancora siamo distanti dai livelli sontuosi dello scorso campionato. Giunti, aggancia a Pirlo, Foglio, in verticale per Callon, costretto a inseguire Costa Curta, al centro c'è Possanzini, arriva anche Pirlo, Possanzini di testa, e se il pallone fosse filtrato Pirlo avrebbe avuto una grande chance, ma Possanzini non ha gli occhi dietro la nuca, non poteva saperlo. Oltretutto perché è troppo lontano dalla porta, non poteva imprimere potenza col colpo di testa, non era problema per Abbiati. È straordinario il pressing dei giocatori della Regina. Qui la cross di Callon, testa Possanzini, guardate Pirlo che sbuca da dietro. Poteva essere una grande opportunità per la Regina. Ma io volevo dire una cosa, quando io gioco a caso con la mia squadra, poi finisco di dire dopo stasera. Costa Curta in verticale per Birov, tedesco arriva sul pallone, Guglia a sostegno. Birov cerca spazio per il cross, troppo su Belardi. Ecco, volevo dire che quando gioco squadra con la mia squadra, che sono ragazzi giovani, lo dico sempre di lasciare il centro libero per il modo di che vengono i giocatori e inserimento. Qui invece il Milan fa tutto il contrario, tutti vanno verso il centro, praticamente chiudendo la possibilità di trovare un varco. E questo è un catenaccio contrario, perché fanno catenaccio loro stessi nel loro attacco. E allora non crea naturalmente spazio per ricevere i palloni. Lo ti ferma Possanzini, ma se ne va anche il secondo minuto di recupero. Vediamo se Prescan fa battere questa rimessa laterale o dice che per il primo tempo può bastare così. Regina che chiude all'attacco il primo tempo. Regina sorpresa in vantaggio per 1-0 con il gol di Pirlo. Con due primi e 13 secondi di recupero finisce il primo tempo. Fischi del pubblico di San Siro per il Milan, ma presumo anche per l'arbitro Prescher. Squadra al riposo, la Regina vantaggio per 1-0 con il gol di Pirlo. Vediamo il riassunto statistico di questo primo tempo prima di cedere la linea agli studi di Milano. Nel corso dell'intervallo potremo vedere i gol realizzati anche negli altri campi collegati con Telpiù, ovviamente rivedremo anche il gol di Pirlo. Questo è il riassunto statistico, una partita molto combattuta, anche se il numero dei falli che era elevato all'inizio poi non lo è stato più, 19, 4 gli ammoniti e sono Baronio, Brevi e Foglio nella Regina, giunti nel Milan, possesso di palla decisamente favorevole al Milan, supremazia territoriale però sterile, squadre che rientrano negli spogliatoi. Noi andiamo in pubblicità, tra poco rivedremo i gol dell'intervallo e ovviamente anche il gol di Pirlo.
subito a Cagliari, dove il primo tempo ancora non è finito. Cagliari contro il Lecce 0-0 ancora. Quintana Viali, O'Neill, ancora 30 secondi, apertura a sinistra per Zebina che scende, si chiede palla, Maiele la riceve, Juarez su di lui, effettua il cross, Maiele in bomba di testa, forse l'occasione più nitida per il Cagliari di questo primo tempo, e tutto ciò la dice lunga sulla qualità del gioco. Quando siamo al 48esimo arriva puntuale il fischio del signor De Santis. Abbiamo sentito anche la fine del primo tempo con il commento di Luca Boschetto. 0-0 tra Cagliari e Lecce, 0-1 invece il punteggio Milan-Regina. Pietro, la grande sorpresa, il Milan con l'effetto panettone anticipato. Di solito si dice l'effetto panettone, sì, arriva dopo regalo, le feste. Beh, primo tempo, comunque devo dire che la Regina non ha demeritato, perché ha creato tantissime occasioni da gol, soprattutto con Pirlo, Possanzini, e poi ha fatto questo bellissimo gol dopo triangolazione sulla fascia destra, palla di Foglio messa in mezzo, e Pirlo si è trovato da solo di piatta, ha depositato in rete. Un Milan un po' confusionario lì davanti. Intanto scusami Pietro, insieme a noi anche gli abbonati di Torino Udinese, un saluto anche per loro. Senz'altro, è confusionario, deve cercare di organizzare un pochettino le cose al Zaccherone, perché questa Regina ha messo molto in difficoltà questo Milan. Sì, bisogna dare atto alla Regina di aver giocato un grande primo tempo. Allora vediamo il riepilogo dei risultati, attendiamo soltanto il collegamento con Perugia. Dunque, allora Cagliari, Lecce 0-0. Lazio Piacenza 1-0 il gol di Salas, Milan Regina 0-1 il gol di Pirlo, Parma Roma 2-0 Crespo Torrisi, Perugia Bologna 1-0 il gol di Calori, Torino Udinese 0-1 la rete di Jorgensen, tutti i gol li vedrete tra pochissimo dopo la pubblicità. Stiamo attendendo soltanto di avere con noi anche gli abbonati di Perugia Bologna. La partita ancora dal risultato aperto, fino a questo momento decide il gol di un difensore, e cioè Calori, mentre per quanto riguarda Torino-Udinese, grandi difficoltà per i Granata, Udinese ben messa in campo. Sì, ben messa in campo, è partito molto bene Torino, ha creato qualche occasione, è stato bravo il portiere Udinese a preparare qualche tiro difficilissimo, ma poi è venuto fuori l'Udinese che ha fatto questo gol su calcio d'angolo, con gol di testa di Jorgensen, che ha deviato molto bene questa palla in rete, e Torino è in difficoltà, un Torino che ha bisogno necessariamente di punti. Tornando alla partita invece del Milan contro la Regina, un po' Zaccheroni l'aveva detto prima della partita, bisogna stare attenti, veniamo dai festeggiamenti dei 100 anni del Milan, tra poco ci sarà la festa di Natale, si affronta una formazione come la Regina sulla carta più debole, c'è il rischio di distrarsi un po', forse sì, questo è accaduto nel primo tempo. La Regina non ha niente da perdere, sta facendo la sua partita, la sta facendo molto bene, perché ben chiuso in difesa, ben contropiede, ha messo in difficoltà più di una volta, è andato a raddoppio 3 contro 2 uomini, si è trovata in alcune occasioni, poteva raddoppiare a 2-0, e Milan invece è quello che è mancato, e senz'altro la partita del Milan. Stiamo attendendo ancora di essere collegati con Perugia, o meglio con gli abbonati che hanno seguito questa partita, Perugia-Bologna, ricordo ancora il risultato, in vantaggio il Perugia con rete di Calori, ma state insieme a noi perché tra poco, dopo la pubblicità, cercheremo di farvi vedere tutti i gol. Allora, dentro con noi anche gli abbonati di Perugia-Bologna, la pubblicità e poi le reti. Serie A Team. Bene, sta per iniziare la partita Torino-Udinese, ma vi faremo comunque vedere il gol che fino a questo momento decide la gara. Milan-Regina intanto 0-1, allora San Siro, linea Maurizio Compagnoni, il gol di Pirlo soprattutto da vedere. Sì, ci sono state molte discussioni, Alessandro, sulla posizione di Foglio al momento del gol, Foglio che effettua la traversione e poi trasformato in gol da Pirlo. Possono partire le immagini al momento del lancio di Callon, Foglio era tenuto in gioco da un difensore del Milan, poi sulla sua traversone è tagliata fuori tutta la difesa rossonera, per Pirlo è piuttosto semplice battere Abbiati, il gol che al momento consente alla Regina di essere in vantaggio, Regina che ha giocato molto bene nel primo tempo, Milan eccellente nei primi 10 minuti, ma poi la squadra si è disunita, ha incontrato enormi problemi, Zaccheroni si è spesso arrabbiato dalla panchina, la Regina al momento sta facendo un figurone, ci sono stati anche alcuni contatti dubbi all'interno delle due aree di rigore, protagonista sempre Brevi, intanto qui rivediamo proprio dalla telecamera posta praticamente in linea come al momento del tocco di Callon Foglio fosse tenuto in gioco da
Costa Curta quasi in linea, dunque in posizione regolare il centrocampista della Regina. Qui vediamo intanto alcuni contatti all'interno dell'area di rigore, soprattutto protagonisti Birov e Brevi. Alla fine verrà ammonito Brevi, Birov molto nervoso nei tiri dalla bandierina, Brevi lo prende in consegna, Birov si arrabbia, lo getta in terra, arriverà l'arbitro, poi che andrà ad ammonire Brevi. Questa decisione per la verità è sembrata un pochino sorprendente. Nel corso del primo tempo Belardi è stato colpito da un accendino, è arrivato un po' di tutto in campo, insomma molto nervosismo, anche troppo. Alessandro, perfetto, a Perugia la gara ancora non è iniziata, Perugia 1 Bologna 0, decide Calori, Antonio Nucera. Sì Alessandro, ancora non è cominciata, ti dico che è stato un primo tempo non straordinariamente bello, però ci sono stati alcuni momenti interessanti della partita. Il gol, lo possiamo vedere, è stato un colpo di testa dopo un calcio di punizione di Rapaic, colpo di testa di Calori che però sorprende tutti quanti. Per Sandro Calori, secondo gol a 15 giorni di distanza dalla nascita della bambina, della seconda figlia. Gli aveva già dedicato un gol, le aveva già dedicato un gol 2 settimane fa a Torino e credo che gli dedicherà anche questo suo secondo gol stagionale. Nel finale per il Bologna, due conclusioni interessanti di Ingesson e Uome. È tutto a te. Torino-Udinese è già iniziata, ma abbiamo la possibilità di farvi vedere il gol di Jorgensen che decide fino a questo momento. L'abbiamo preso dal nostro canale Replay. Allora vorrei un commento su questo gol da parte di Pietro Anastasi. Torino è passato in... Siete nuovamente collegati con San Siro, sta per cominciare il secondo tempo di Milan-Regina. Il Milan è sotto di un gol. Pirlo alla mezz'ora ha dato il vantaggio alla Regina, Regina che ha giocato un grandissimo primo tempo, enormi difficoltà invece per il Milan. Non mi pare abbia effettuato sostituzioni Zaccheroni, ma qui non è tanto un problema di uomini quanto un problema di interpretare la partita, cosa che il Milan a parte i primi 10 minuti sicuramente non ha fatto bene. Per il 70% rizzollato San Siro, ma come vedete sulla parte sinistra del teleschermo la situazione resta disastrosa e tutto ciò ha creato dei problemi, ad esempio a Serginho nel primo tempo che deve giocare da quella parte. Serginho che adesso ovviamente avrà invece un compito meno difficile, i problemi adesso saranno tutti per Guglielmo Impietro che gioca a destra. Costa Curta. Cirillo vince il duello aereo con Birov, Serginho dentro per il tedesco, anticipato questa volta da Stovini. Dall'altra parte Costa Curta su Callon, c'è un giocatore della Regina a terra, si tratta di Cirillo che si è fatto male nello scontro con Birov. Prescan arresta il gioco e così sarà possibile soccorrere il difensore calabrese. Lo stesso arbitro va a sincerarsi le condizioni di Cirillo. Impressione che ci sia bisogno dell'intervento dello staff medico della Regina, subito sollecitato. Beh, è stato uno scontro aereo con Birov e bisogna vedere cosa è successo, se è stato un colpo di testa oppure alzandosi ha alzato il gomito naturalmente, potrebbe anche essere, non l'abbiamo visto. Subito l'infortunio a Cirillo in avvio di secondo tempo al primo minuto. Appena possibile Minotauri ci darà notizie da bordo campo. L'impatto è stato molto duro, rivediamo. Una testata probabilmente. Testata, sì, perché forse Birov girando la testa lì indietro, cioè facendo un movimento lì dietro, ha toccato la testa di Cirillo che ancora è in barella. In 10 uomini la Regina, Serginho sbaglia il cross, diventa un tiro, Belardi in 2 tempi ha rischiato il portiere. Eh sì, adesso il Milan penso che cambierà qualcosa, perché sono 4-5, tutta la panchina praticamente sta scaldando, probabilmente Zaccheroni vorrà fare qualche modifica. Intanto sta per entrare Cirillo, Minotauri a bordo campo. Sì Maurizio, per confermarti, nessun problema, un colpo alla nuca ma tutto regolare, rientra Cirillo. Avanza il Milan con Ngotti. Facile intuire per la difesa della Regina il pallone verso Boban, c'è questa straordinaria accelerazione di Stovini, superati 3 avversari, la terzo Sala lo mette giù, qui cartellino giallo inevitabile per il difensore del Milan. È stato sfortunato Stovini perché ha fatto una a lungo di 70 metri, l'ultimo uomo aveva già toccato il pallone, poi è stato toccato nella, mi pare nello stinco, e non ha potuto alzarsi, pensare che era
2 contro 1, era lui e Callon, mi pare, o Posanzini, se non mi sbaglio. Eccolo qua, vedete, tocca la palla per primo e poi viene messo a terra nella sua corsa. È stata straordinaria l'accelerazione di Stovini, un giocatore che in passato ha avuto anche la possibilità di trasferirsi all'estero, lo avevano cercato Middlesbrough in Inghilterra, Atletico Madrid in Spagna. Calcio di punizione per la Regina. Barogno e Foglio sul pallone, parte Barogno, allontanato Birov, Morabito in anticipo su Shevchenko, subito il cross verso Pirlo, Gotti allontana, Boban, può ripartire il Milan, l'apertura per Guli, l'argentino pilota palla verso la metà campo avversaria, va in copertura Callon, Shevchenko, deciso l'intervento di Giacchetta che si rifugia in fallo laterale, Shevchenko, Guglielmi Pietro, Ambrosini, Serginho, si sgancia Sala, avanza con i difensori il Milan, Sala però costretto a giocare palla sul destro, dentro per Boban, ancora un eccellente anticipo da parte di Stovini che sta giocando una partita eccellente. Barogno, Possanzini, sovrapposizione di Foglio, Possanzini controlla in modo un po' difficoltoso il pallone che a giudizio del guardaline è uscito, c'è rimessa laterale a favore del Milan. Beh, dobbiamo dire Maurizio che la grande caratteristica della Regina e il grande successo della Regina è che 10 giocatori si muovono, escludo il portiere, si muovono in continuazione e è facile giocare in una squadra dove si muovono tutti i giocatori, mentre insisto per dire che il Milan è troppo bloccato, troppo fermo in avanti, praticamente facilitando tutto l'inserimento di tutti i palloni lunghi. Gotti chiude sul lancio di Barogno, c'è un contrasto Pirlo, si inserisce Boban tra due giocatori della Regina, affida Serginho, aggredito da Barogno, va giù Serginho, c'è fallo dell'ex giocatore del Brescia, calcio di punizione. Prescan è molto deciso all'indirizzo di Barogno e qui ha rischiato la munizione, battuta la punizione, avanza Giunti, non è che non arriva Shevchenko, Birov, splendido il tocco per Guglielmi Pietro che adesso deve allargarsi, parte l'attraversone, c'è una deviazione, Belardi riesce ad evitare anche il calcio d'angolo. Immediato il rilancio, Possanzini e Callon, 2 contro 3, di testa Sala, Gotti, Giunti, Gotti, accelera il Milan, Callon disturba Gotti, Costa Curta, Regina prudente schierata nella propria metà campo con un 3-5-2 con Pirlo che dà un contributo rilevante in fase di copertura, fa il centrocampista vero e proprio, non tanto il trequartista. Sala, Serginho, Shevchenko, Sala sta giocando in costante pressione offensiva, Ambrosini dentro per Shevchenko, ma quando attacca centralmente alla difesa della Regina erige un muro all'altezza dei 20 metri. Possanzini prova a venire fuori la squadra di Colomba. Non solo Maurizio, non è che quando provano a giocare al centro, giocano soprattutto al centro, 90% vogliono entrare per il centro della difesa della Regina e è impossibile perché Birof non è un giocatore che gioca in un fazzoletto, è un giocatore che può saltare bene di testa, però non fa soletto nello scambio immediato, lui non è bravo in queste cose qua. Shevchenko già lo è, ma Birof no. Colon è andato a guadagnare calcio d'angolo facendo carambolare il pallone addosso a Sala, quarto tiro alla bandierina per la Regina contro 5 battuti del Milan, abbiati da indicazioni sue, Regina che si riporta in avanti, arrivano anche Giacchetta e Cirillo all'interno dell'area di rigore del Milan, dei difensori resta dietro il solo Stovini, la bandierina a Barogno, parabola insidiosa, abbiati, per il momento non è impeccabile ma comunque efficace, la Regina guadagna il quinto tiro alla bandierina, adesso parità negli angoli, ancora Barogno, allontanato Ngotti, Morabito, Foglio, completamente libero Barogno a destra, servito, subito il cross, a cercare Giacchetta, disturbato da Ngotti, contatto Sala, Giacchetta con Sala che va sulla pallone anticipando il capitano della Regina che però riesce a guadagnare per la sua squadra il sesto calcio d'angolo. Avete visto, l'ha appeso la palla Giacchetta, ha rincorso naturalmente il giocatore del Milan che stava per rinviare e ha guadagnato un calcio d'angolo. Cosa vuol dire questo qua? Vuol dire grande movimento, generosità e questo è molto importante per una squadra. Sesto angolo per la Regina che resta in attacco, batte Pirlo sempre al primo palo, probabilmente uno schema, ma Ambrosini intuisce tutto, allontana, Morabito chiude su Shevchenko, Stovini, lancio fuori misura anche perché timorosi di finire in fuori gioco, non sono andati in profondità gli attaccanti della Regina. Serginho,
Serginio si dà un grande affare sulla fascia sinistra, ma non c'è alcun sostegno da parte dei compagni, anche perché questa volta erano in tre che lo hanno circondato. Giutti fa fatica ad amministrare il pallone con Calloni in attacco, c'è Colomba furibondo, non so per quale motivo in panchina. Ambrosini, contrasto durissimo, forse falloso. Possanzini recupera. 4 contro 3. Pressing della regina sta creando problemi al Milan. Palla dentro, Callon davanti al portiere. Callon il tiro, Biati. L'azione non è finita, ancora Callon. Parte la traversone, Ngoti di testa, salva. Regina vicinissima al raddoppio. Ngoti evita il calcio d'angolo. Possanzini ha ragione di arrabbiarsi. Callon ha voluto fare un cross quando Possanzini era davanti alla porta, completamente solo. Si arrabbia e Colomba. Ecco, osservate l'azione. Adesso la palla ritorna a Calon. Calon invece di dare a Possanzini cosa fa? Ancora il tiro, la respinta. Guardate Possanzini che era dietro a lui. Lui fa questo pallonetto, Possanzini dietro a lui. Non era molto solo, ma comunque era in buona posizione. Fuori gioco, calcio di punizione per la regina. Mino Taveri. De Ascentis e Leonardo per il Milan. Maurizio, doppio cambio che si sta preparando qui per Zaccheroni. Prima Colomba era arrabbiato perché sul pressing, quando tu raccontavi Giunti aveva difficoltà, Colomba ha chiamato un altro centrocampista per continuare i pressing, proprio per approfittare del momento di difficoltà del Milan. Invece era rimasto il solo Callon e allora Colomba si è arrabbiato. Comunque doppio cambio pronto, fra poco vedremo chi esce. De Ascentis e Leonardo, gioca due carte delle tre a disposizione Zaccheroni, anche perché le cose non è che siano cambiate granché nel Milan in questo avvio di secondo tempo. Ambrosini si batte, Giunti, il corridoio per Boban, il tocco delizioso ma inutile per Biroff che stava andando da tutt'altra parte. Ngoti, Guglielmi in Pietro, anticipato Boban, brutto Milan adesso, Stovini. Milan che fa addirittura fatica a portare palla verso l'area di rigore avversaria. Stovini scarica su Callon, difende il pallone dell'attaccante che ha bisogno del sostegno di qualcuno che tarda ad arrivare, si propone Foglio a destra. Barogno subito dentro per Possanzini, l'idea era buona ma calibrato male la traversone. Milan che riparte con Gulli, la palla non esce e così non è possibile effettuare la doppia sostituzione. Vorrei chiederti una cosa, ma Stovini è un attaccante, un centrocampista? Perché sta facendo di tutto, parte dalla sua area, fa il centrocampista, fa l'attaccante, è incredibile, io credo che sia il migliore in campo. Noi voteremo Stovini allora per... Io sì, sicuramente. La trofea migliore in campo, Unione Sportiva Stampa Italiana, Associazione Italiana Calciatori e ovviamente trofeo Telepiù. Sala, Serginho. Gioco interrotto da Preskern, fuori gioco. Molto polemico Biroff mentre viene il cambio, che dovrebbe essere doppio. Boban. Esce Boban nel suo posto, Leonardo. E Ambrosini. Esce Ambrosini dentro De Ascentis. Tatticamente cambierà poco perché De Ascentis andrà a fare il centrale al posto di Ambrosini. E Leonardo dovrebbe piazzarsi a ridosso di Biroff e Shevchenko, a meno che José Leonardo non venga utilizzato come attaccante esterno destro. In quel caso il Milan giocherebbe con il 3-4-3. Leonardo a destra, Shevchenko a sinistra. Potrebbe essere questa la soluzione. Qui intanto rivediamo il fuorigioco segnalato dalla guardaline che non c'era. Effettivamente. I tifosi del Milan stanno lamentando con Zaccheroni, con la panchina, per la sostituzione forse di Boba. Non capisco perché che l'allenatore non deve cercare di trovare una, innovare, fare qualcosa di nuovo, cercare delle soluzioni nuove. Io, un allenatore ha il dovere di cambiare qualunque giocatore, anche mettere un portiere in attacco. Conferma di quanto avevamo sottolineato in precedenza, i problemi del Milan sulle fasce. Tanto attenzione a Possanzini, duello in velocità con Ngoti, arriva in vantaggio l'attaccante della regina che però adesso è chiuso. Poteva guadagnare calcio d'angolo Possanzini, preferisce invece giocare il pallone, va giù nel contatto con Gotti, ma non falloso. Dicevo sui problemi evidenziati in precedenza del Milan sulle fasce per questo motivo. Allora Leonardo non va a fare il trequartista al posto di Boma, ma l'attaccante esterno destro con Shevchenko a sinistra. Milan che adesso rinuncia al trequartista, gioca con il tridente. Callon si aggiusta il pallone con la mano, applica il vantaggio all'arbitro. Avanza il Milan con Costa Curta. 12° minuto della ripresa, 1-0 per la regina. Guglielmi Pietro dentro per Biroff, ancora un fuorigioco segnalato forse con un po' di ritardo, calcio di posizione per la regina forse di Shevchenko, e lui naturalmente è stupito, continua a dire chi è mio, no, vediamo un po', no. Questo è il fallo di Callon, questo è il precedente fallo di mano di Callon, gioco che riparte con il calcio di punizione a favore della regina. È pronto Belardi. Zaccheroni tesissimo sulla panchina del Milan.
e non è entusiasta Boban, probabilmente per la sostituzione ma anche per la sua prestazione che non è stata sicuramente all'altezza del suo potenziale straordinario. Boban, che è stato definito giocatore da pallone d'oro proprio alla vigilia di questa partita da Zaccheroni, probabilmente ha cercato di stimolare il croato, che però ancora non è nella condizione dello scorso strepitoso finale di campionato. Leonardo, gli tagliano la strada in due. Bravo però Leonardo a recuperare sul controllo non perfetto di Giacchetta. Leonardo accelera, attaccato da dietro, fallo sul brasiliano, calcio di punizione, intervento scorretto di Brevi. Brevi, che è nato a Roma ma in realtà è milanese, di Trezzano sul Naviglio, dove ha iniziato a giocare da ragazzino. Regina, che ieri è stata festeggiata prima da sindaco Albertini, poi dalla comunità calabrese nel club di Cesano Boscone. Al volo Shevchenko, sotto porta a rete, attenzione, fuori gioco. È la Sala che era in mezzo all'aria, e qui effettivamente bisogna rivedere, perché mi dà l'impressione che lui fosse solo là completamente davanti al portiere. Annullato il gol di Sala per fuori gioco. Appena possibile vedremo al replay questa azione per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio. Calcio di punizione per la Regina, lo batte Belardi, eccolo qua, ecco qui Shevchenko. Sì, era là davanti, però bisognerebbe vedere magari da altra inquadratura la posizione. Non si vede molto bene da quella posizione perché il pallone era già partito e Sala era già là, perciò bisogna vedere se lui era partito dopo il passaggio di il tiro di Shevchenko. Vi rimandiamo per l'altro replay a fine partita e così avremo la certezza della posizione eventualmente di fuorigioco di Sala. Il dubbio resta, anche se ripeto il replay che vi abbiamo fornito sembrerebbe dire che Sala era in fuorigioco. Ancora scontri in campo, qui deve cominciare a mettere mano al cartellino l'arbitro perché la partita si sta incattivendo fin troppo. Beh, dobbiamo dire una cosa però, ci sono i falli, è vero, ma molti falli sono anche prodotto dal terreno, che è molto scivoloso e non hanno molta presa sul terreno, molte volte si scivola anche un giocatore, abbiamo visto già parecchi di questi cadere da soli. Rivediamo intanto ancora l'episodio del gol annullato a Sala. Ma non si vede. Shevchenko, quando compare Sala è nettamente al di là della linea dei difensori avversari, però non abbiamo la posizione di Sala al momento della girata di Shevchenko. Intanto Brevi, che si era fatto male, pronto a rientrare in campo. Gioco che riprende con il calcio di punizione a favore del Milan. Giunti sul pallone c'è anche Shevchenko. Milan in massa davanti. Regina tutta serragliata nella prima area di rigore. Belardi in indicazione, i tre in barriera. Shevchenko potrebbe anche calciare da quella posizione. Parte l'ucraino, Shevchenko, il destro, gran botta a rete, Shevchenko, 1-1. Un golasso, amici, un tiro potentissimo, ha un taglio, un effetto straordinario. Il pallone gli è passato praticamente sotto le braccia di Belardi, una potenza. Io stavo pensando come si fa a tirare da questa posizione, è lontano dalla porta. Osservate l'aggiramento della difesa, veramente straordinario, e guardate il pallone. Un po' il portiere l'ha aiutato, il portiere, perché bastava mettere due mani invece di una mano sola. Ci ha messo molto del suo Belardi, sì. A parziale attenuante, bisogna dire che il tiro di Shevchenko era carico di effetto. Sì, però bastava mettere due mani, il pallone andava in calcio d'angolo. E a proposito di portiere, la Regina attiva sul mercato, secondo indiscrezioni che filtrano da Genova, Soviero sarebbe sulla strada di Reggio Calabria, ma si fanno altri nomi. Però Ascentis, vediamo se cambia la partita. Però devo dire, Maurizio, che il gol è stato un golasso veramente, perché è stata una punizione veramente. Attenzione molto a Serginho, cross del brasiliano, Birov, rete, Milan in vantaggio. No, fuori gioco. Ancora fuori gioco di Leonardo. Sì, perché la Belardi ha guardato subito l'assistente dell'arbitro, ha reclamato e l'assistente dell'arbitro ha alzato la bandierina, ha alzato dopo, per dire la verità. Osservate, vediamo un po'. Serginho, qui la posizione è regolare, gli attacchi del Milan qui sono dietro alla linea del pallone, fin qui tutto regolare. Adesso attenzione a Leonardo, non è fuori gioco assolutamente, non è fuori gioco. Vediamo se possiamo rivedere, perché c'è sicuramente un difensore della Regina che tiene in gioco Leonardo, sì. Ma bisogna vedere anche la posizione del portiere Belardi, perché debbono essere due i giocatori. Sì, dobbiamo dire che in quel punto lì, noi dobbiamo dire quello che abbiamo visto. Però fuori inquadratura, José, c'era, sì, anche un difensore della Regina, sì. Potevano essere dunque due difensori. Ripeto,
non basta che ci sia un solo difensore, ma ovviamente ci vuole anche il portiere. Se il portiere è avanti, sì, allora in quel caso i difensori devono essere due. Sì, in questo caso sia il sospetto che il gol fosse regolare, ma andrebbe rivisto con attenzione. Sì, in questo caso hai ragione, bisogna rivedere a vedere fino a dove c'era la cosa. De Ascentis, l'apertura per Serginho. Milan galvanizzato al gol del pareggio. Pirlo, aggredito da Shevchenko, che ha segnato il suo nono gol in questo campionato. Costa Curti in vantaggio. Ngotti. Guli. De Ascentis. In profondità per Shevchenko, di testa gira per Birov. Il solito Stovini, implacabile, che chiude. Beh, dobbiamo dire che l'entrata di Leonardo a destra ha dato un gioco diverso al Milan. Prima era un po' statico, adesso vedo più movimento da parte di alcuni giocatori di centrocampo. E poi chiaro, la componente psicologica dopo il gol di Shevchenko, adesso il Milan sembra essersi liberato di un incubo e sta giocando con grande aggressività, quell'aggressività che aveva contraddistinto la gara rossonera nei primi 10 minuti. Attenzione a questa immagine. Da qui sembrerebbe Leonardo in linea con Belardi, c'era Giacchetta che lo teneva in gioco, il gol sembrerebbe regolare, ma qui ci vorrebbe il fuorigioco elettronico. Le immagini lasciano qualche dubbio, da caso ognuno può interpretarlo come vuole. Beh, resta il dubbio però. Se noi guardiamo solo Leonardo e il difensore è regolare, poi bisogna vedere altro. Belardi poteva essere in linea, Pirlo attaccato da De Ascentis, che è bravo a recuperare palla senza commettere fallo, ma poi non filtra il pallone diretto a Leonardo. Brevi, Barogno. Gran palla per Foglio. Il tackle di Costa Curta che sceglie bene il tempo dell'intervento. Angolo per la regina. No. C'è stata deviazione. Rimesso dal fondo per il Milan. Abbiati mette subito in movimento Gotti. Gran ritmo, 19 minuti e mezzo nella ripresa. 1-1. Attacca Guli. Si propone Leonardo. Adesso Guglielmo Pietro a sostegno sulla fascia. Ha subito fallo Leonardo, calcio di punizione. Attacca il Milan, De Ascentis. Dentro per Birov, l'apertura per Leonardo, c'è anche Guli a sostegno, si gira Leonardo e la cross, Birov mischia, Birov, la palla non entra, l'azione non è finita, Shevchenko cerca il guizzo, parlano su di lui, va giù Shevchenko, non c'è fallo. Eh sì, si è appoggiato l'avversario, l'azione era molto bella, è stato sfortunato il Milan in questa azione. Osservate adesso la regina con Possanzini. Possanzini prova a guadagnare spazio, Callone esce dal fuorigioco, attaccano in due Possanzini, va giù l'attaccante partigiano, il fallo l'ho messo De Ascentis, calcio di punizione. Approfittiamo della pausa per andare a bordo campo con Mino Taveri. Maurizio, non ti dico l'effervescenza che c'è anche qui tra le panchine, tra una parte e dall'altra, e naturalmente tutti gli sguardi soprattutto verso di me per interpretazione delle azioni di prima. Naturalmente so per regolamento non poter riferire, non ho riferito, però è chiaro che anche qui ci si interroga molto sugli episodi dei gol prima annullati dai direttori di gara. Per il resto c'è Zaccheroni che sgrida Shevchenko, lo vuole a sinistra, attenzione. Attenzione al cross di Barogno, succede di tutto in area, fallo in attacco, calcio di punizione per il Milan. Sì, a concludere dicevo con Zaccheroni che insiste a invitare Shevchenko a giocare sulla sinistra perché Shevchenko si è accentrato molto, adesso però con l'ingresso di Leonardo se si accentra si fa un po' di confusione, allora deve stare assolutamente a sinistra. Shevchenko a sinistra, allora Mino, Leonardo a destra, Birov centrale, trinetto vero e proprio quello del Milan, e le cose sembrano funzionare davvero meglio adesso che il Milan ha cambiato modulo tattico davanti. Ngotti avanza, Leonardo accelera, ha superato un avversario, ha superato un secondo Leonardo, superati tre avversari, pallone che non filtra diretto a Birov. Aveva fatto una cosa bellissima dribblando tre avversari, era questo che ha mancato un po' nel Milan nel primo tempo. Contropiede della regina, parte Callon tra due avversari, prova ad infilarsi, un rimpallo con Costa Curta, Callon resta in possesso di palla, c'è Possanzini, prova il tiro Callon, respinto, giunte al volo per Serginho, grande partita adesso in questa fase centrale della ripresa. Shevchenko, Serginho preso in controtempo, pallone regalato alla regina, Callon lo lascia sfilare, Colombo invita alla calma. 22esimo minuto della ripresa, 1-1. Subito dopo il pareggio del Milan è stato annullato un gol ai rossoneri per il fuorigioco molto dubbio di Leonardo. Milan che poi ha avuto una clamorosa opportunità con Nbirov. Quello che il Milan non è riuscito a costruire in oltre 50 minuti lo ha fatto in 5 minuti. De Ascentis, sperato il lancio, Barogno recupera l'ennesimo pallone, Barogno con Stovini, probabilmente il migliore della regina. Resta in possesso di palla Barogno, lo attacca Ngotti. Leonardo, il suo ingresso ha trasformato il Milan. Anticipato Guli da Brevi.
di forza, recupera palla Giunti. Shevchenko, scatta Serginho, parte il traversone in due in fuorigioco. E queste sono disattenzioni gravissime per una squadra che sta attaccando. In quel momento Serginho aveva un pallone d'oro, poteva oltretutto andare via da suo uomo o cercare di aggirare la difesa. Li osservate, tutti e due fuori gioco, è andato oltre le linee degli avversari. Calcio di punizione per la Regina che sta per battere Belardi. C'è movimento sulla panchina della Regina. Gotti, anticipato Leonardo, Giacchetta si rifugia in fallo laterale. La Regina sta per entrare con la maglia numero 23, Bernini, è un centrocampista pescato in C1 alla Montevarchi. Il lavoro degli osservatori della Regina negli ultimi anni è stato molto proficuo, sono stati scoperti molti giocatori nelle categorie inferiori che poi hanno fatto un figurone prima in Serie B, adesso in Serie A. De Ascentis, Gotti, lancio per Shevchenko, buono il controllo, Birov allarga per Serginho. Serginho in posizione di cross, calibra male però. Cirillo si rifugia nel fallo laterale, Minotaveri. Adesso lo vedremo, esce Baronio, entra Bernini a cui ha raccomandato di fare molto pressing, Colomba. Sul cross di Giunti, il solito Stovini, De Ascentis. Intanto si è scontrato Costa Curta con Callon, resta a terra. Leonardo si infila tra due avversari. Cerca Shevchenko, c'è fallo sul brasiliano, incontenibile Leonardo. Ma sì, ha cambiato completamente il gioco, perché oltretutto quando prende la palla si libera dell'avversario. E questo è un discorso vecchio, perché quando tu liberi del tuo avversario, tu vai a liberare anche un compagno. E questo è importante per il gioco di calcio. Se uno comincia a portare palla, a voler dribblare 3 o 4, non dribbla nessuno, perde solo del tempo e i suoi compagni si marcano. Esce Baroni evidentemente un po' stanco, ha giocato una partita eccellente, l'ex giocatore di Brescia e Lazio. Allo suo posto entra Bernini, che era stato in ballottaggio per una maglia da titolare con Pirlo. Bernini è un esterno, ovviamente giocherà in posizione centrale. Baronio si prende tutto il tempo possibile per uscire dal terreno di gioco. 25esimo minuto nella ripresa, 1-1 a San Siro tra Milan e Regina. Milan che sta per usufruire di un calcio di punizione con Leonardo. Brevi è ripreso in consegna Birov, parte Leonardo, esce Belardi, stava per perdere il pallone, poi lo recupera. È quasi che Stovini non li disturba il suo portiere, perché passando davanti gli ha creato un po' di difficoltà nella parata. Di testa Costa Curta, Pirlo, gioca il suo primo pallone Bernini, lo affida a Callon, lo attacca Costa Curta in modo falloso, giudizio dell'arbitro, calcio di punizione. Ma non può lamentarsi Costa Curta, lui è entrato a forbici, il fallo c'era. L'impressione che un paio di decisioni molto dubbie contro il Milan abbiano indotto i giocatori del Milan, in qualvolta c'è un intervento dell'arbitro, a protestare anche quando magari l'evidenza dà torto ai giocatori rossoneri. Pirlo di testa corregge per Callon, lo scatto di Callon, il tiro, Abbiati in calcio d'angolo. Grande azione della Regina, ma la risposta di Abbiati è stata prontissima. Osservate che Callon nel tiro era difficilissimo perché stava in velocità, doveva agganciare i palloni, eccolo qua, la palla verso lateralmente e tiene la palla bassa, questo è uguale che è difficilissimo. Foglio, Pirlo, parte il cross, Abbiati, ancora lui. Qui bisogna fare i complimenti a Colomba, il Milan sta venendo fuori mentre Abbiati rischia moltissimo. E Colomba si gioca la partita, tiene in campo due attaccanti, Callon e Possanzino, un trequartista, Pirlo. Sta per commettere una leggerezza incredibile, Abbiati in palleggio con un attaccante vicino. È giovane, deve ancora. Hanno cambiato fascia Shevchenko e Leonardo, José. Adesso Leonardo a sinistra, Shevchenko a destra, le prova tutte Zaccheroni. Serginho, il cross verso Shevchenko, Belardi in anticipo, ci mette i pugni. Diventa l'azione offensiva Guli che va subito al tiro, cerca una soluzione alla Maradona che non appartiene però al bagaglio tecnico dell'ex centrocampista del Gimnasia. Però è la stessa nazionalità. Minotaveri, cosa succede tra le due panchine? Un po' di tutto mi sembra. Sì, un po' di tutto, no? Comunque prima era stato casuale l'alternanza di Shevchenko con Leonardo, perché appena finita l'azione Leonardo è andato da Shevchenko e digli torna a sinistra, quindi non c'è stato cambio tattico. È naturale che torna a sinistra, lui è russo, no? Serginho, vedete sulla destra del teleschermo Shevchenko che ora prova a intervenire di testa sulla fascia sinistra, Leonardo sulla destra, del resto è una mossa tattica che ha dato frutti eccellenti, ha praticamente trasformato il gioco del Milan.
Serginho, Shevchenko, il tacco per Serginho, non c'è nessuno nella metà campo del Milan, arriva Biati. Dobbiamo dedurre allora, Maurizio, che era proprio il terreno che bloccava Serginho alla sinistra nel primo tempo, perché nel secondo tempo sta facendo delle cose molto belle. Cirillo chiude su Shevchenko, Foglio sbaglia il controllo, Giunti prova ad approfittarne, il solito Stovini gigantesco che chiude, Bernini, Pirlo invoca il pallone, Possanzini tarda ad effettuare il lancio, Pirlo De Ascenti solo attacca, Foglio in verticale per Possanzini, duello in velocità con Sala che è in vantaggio, disimpegna con la collaborazione di Abbiati, Costa Curta, un po' macchinoso questo disimpegno del Milan, se la cavano comunque i difensori rossoneri. Può avanzare Costa Curta, trova Angotti libero a destra, De Ascentis, Giunti, Shevchenko, 1-2 con Leonardo, ancora un recupero di Brevi, altro giocatore che soprattutto in fase di copertura si è messo in grande evidenza, meno in fase di impostazione. Shevchenko, posizione regolare, Shevchenko, palla sul sinistro, il cross, rete, Shevchenko. Incredibile, ancora una volta il portiere della Regina collabora, perché se lui sta in porta, lui è andato verso il centro, ha toccato il pallone quando il pallone era indirizzato a Birgo dall'altra parte. Shevchenko, ecco, con questi due gol dobbiamo dire che è stato bravissimo, e il suo inserimento sulla sinistra, ma collaborazione col portiere. Osservate, lui ha cercato di dare a Birgo dall'altra parte, ha sbagliato forse, ha centrato troppo, e guardate il portiere che non ha coperto l'angolo. E qui mi dispiace per Belardi, ma purtroppo è una collaborazione questa qua. Vediamo se il pallone sarebbe entrato. Non ha questa è un'autorete, questa è un'autorete. È un'autorete praticamente. Il gol va assegnato a Shevchenko, ma è un'autorete. Non ha coperto assolutamente l'angolo. Milan in vantaggio. Determinante ancora una volta Shevchenko, ma direi determinante soprattutto, dispiace per lui, all'esordio in una partita così prestigiosa, il portiere della Regina, Belardi. Beh, noi non è che stiamo criticando il portiere, ma dobbiamo fare constatazione, perché due azioni così, due gol veramente clamoroso. Il primo bastava che lui toccasse con due mani e mandava il calcio d'angolo, il secondo bastava coprire l'angolo e anche tenere un po' la posizione, perché Pino fuori dall'altra parte, è difficile che il pallone potesse arrivare a lui. Secondo te, José, nei prossimi giorni Colomba, che a mio giudizio oggi ha messo in campo in modo splendido la Regina, ma verrà criticato per aver fatto esordire Bilardi in una partita così importante, uno scenario così prestigioso come San Siro? Ma io dico una cosa, com'è possibile? Io anche il Bari ieri ha fatto esordire Cassano, anche se è un altro tipo di giocatore, però l'allenatore che colpa ha? Se ha nella sua rosa i giocatori buoni, e che lui conta su questi giocatori, lui deve tentare di far giocare quando li ha necessità. Perciò io trovo sbagliato che venga contestato l'allenatore per una squadra che ha giocato un calcio bellissimo finora. Qui il pubblico si arrabbia per un fuorigioco non fischiato all'arbitro Preskner, ma in realtà il direttore di gara ha applicato il vantaggio in quanto il pallone era stato recuperato dai giocatori del Milan. Ngotti. Ecco, vede, tante volte io dico perché che un allenatore ha il dovere di cambiare la squadra quando non sta andando bene. Zaccheroni ha cambiato, ha messo Leonardo e Ascentis. Leonardo, non dico che sia stato tanto determinante, ma Leonardo ha dato un po' forse di vivacità, con tutto il rispetto, perché Boban è un grandissimo giocatore, una grande forma, ma oggi non stava brillando, e può capitare a un giocatore. Un dato di fatto incontrovertibile, Leonardo con il suo ingresso ha fatto saltare equilibri che sembravano consolidati, il Milan non riusciva a schiodare la partita, Leonardo con la sua vivacità ha cambiato la partita, anche perché soprattutto con questa mossa tattica Zaccheroni ha risolto il problema delle fasce, Gulli e Serginho a quel punto non si sono trovati più soli, Serginho ha l'appoggio di Shevchenko, così come Gulli ha quello di Leonardo. Il lancio di Abbiati nella zona di Serginho, Sala, rischia Sala, pallone recuperato da Foglio, fallo da dietro di Giunti. Il vantaggio non è stato dato dall'arbitro. Attenzione, perché Giunti era stato ammonito, giallo e rosso. Finisce qui la partita di Giunti, si arrabbia il centrocampista perugino, ma l'interpretazione di Preskner mi sembra corretta, perché il fallo da dietro sul giocatore che stava andandosene era da cartellino giallo. E il pasticciaccio l'ha combinato Sala, perché ha voluto dribblare, ha perso il pallone e naturalmente adesso
Mina dovrà giocare in 10 e qui ci sarà un cambiamento perché sicuramente potrà entrare Gattuso. Io bozzo una mossa, esce un attaccante dentro Gattuso, vediamo se Minotaveri è già in grado di anticiparci qualcosa. Hai abbozzato perfettamente, uscirà Shevchenko, entrerà Gattuso. Dopo quasi quasi mi faccio ingaggiare da Mina. Dopo due gol. Era facile, dai. Dopo due gol. Vabbè, non mi buttare giù, dai. No, calcio di punizione per la Regina, 11 contro 10, 33esimo minuto. Pirlo, pallonetti in area a cercare Possanzini, in due su di lui, gira Possanzini, palla in area, Abbiati, miracolo, Callon in rete, Callon 2-2. Grande, grande azione, è stato straordinario già la parata di Abbiati e vedete cosa succede, una disattenzione, una stupidaggine di un difensore del Milan ha causato l'espulsione di Giunti e in più è venuto fuori gol. Guardate quante cose possono capitare per una disattenzione, per una ingenuità. Abbiate si è fatto male anche Maurizio. Abbiate qui ha fatto il possibile, Callon si infila tra due avversari, segna il gol del pareggio 2-2. Partita incredibile. Oltretutto adesso il Milan in 10 e bisogna vedere come reagirà, perché qui la Regina, che ha giocato un primo tempo straordinario, è riuscita a agganciare il risultato, un risultato. Io ripeto sempre che tante volte buttare via la palla, Sergio nel primo tempo ha causato il gol per colpa di una ingenuità, ha voluto dribblare, ha preso la palla e è venuto il gol della Regina. Qui comunque bravo Possanzini, bravissimo Brevi, risponde alla grande Abbiati, Callon si infila tra due avversari, il gol del pareggio. Minotaveri sulla sostituzione di Gattuso, cambierà qualcosa adesso? Bene Maurizio, ecco, volevo dirti intanto che Zaccheroni prende tempo, cioè Gattuso per il momento rientra in panchina, credo che vogliono attendere un attimo le condizioni di Abbiati, perché sai, se c'è poi si subiscono le sostituzioni è un po' un problema, quindi Gattuso per il momento si rimette alla tuta. De Ascentis, 2-2 a San Siro, Milan in 10 uomini. Anche perché se scelgo io non credo, non solo perché ha fatto due gol, ma è un giocatore che non può uscire perché è quello che fa movimento. Piuttosto toglierei Birov, io se sono allenatore, però siccome non sono allenatore potrei aver sbagliato. De Ascentis, di testa Cirillo, Sala, così come Belardi ha la responsabilità sul secondo gol del Milan, Sala ha responsabilità sul secondo gol della Regina perché è stato lui a determinare il fallo di Giunti che ha portato all'espulsione del centrocampista del Milan, il calcio di punizione dal quale poi è nato il gol del 2-2 di Callon. Gotti. Comunque dobbiamo dire una cosa, che Callon e Possanzini sono due spine per una qualunque difesa, non per il Milan, per tutte le difese, perché sono due giocatori generosissimi. Ed è il sesto gol di Callon in questo campionato, un risultato davvero straordinario per un attaccante che, bene ricordare, è giovanissimo. De Ascentis si chiude su Foglio, chiedeva palla trattenuta a Colomba, parte il Milan, contrattacco con Leonardo che adesso è a sinistra, centralmente Guglielmo in Pietro, si allarga Birov, centrale Shevchenko, avanza Guli, Leonardo, De Ascentis, Shevchenko, punta l'avversario, giacchetta, Shevchenko cerca spazio per il cross, raddoppio di marcatura di Possanzini, adesso fa il difensore aggiunto, De Ascentis, Costa Curta, Serginho, azione elaborata del Milan, tunnel di Serginho, superato Pirlo, parte in traversione verso Birov, ancora Serginho, due giocatori del Milan in fuorigioco, non interviene l'arbitro. Foglio, intervento di De Ascentis, pallone che schizza verso Serginho, insiste il Milan che sta dimostrando carattere adesso, sta attaccando 10 contro 11, Serginho perde l'equilibrio, c'è fallo, calcio di punizione. Aveva fatto una cosa bellissima, una doppia finta, quello è stato toccato leggermente, ha perso l'equilibrio Serginho che il secondo tempo ha giocato veramente molto bene. Per il trofeo migliore in campo Telepiù, Unione Stampa Sportiva Italiana, Associazione Italiana Calciatori, i giornalisti accreditati a San Siro hanno votato Shevchenko. Ed è proprio Shevchenko che va alla battuta del calcio di punizione, mentre Colomba è abbastanza polemico nei confronti dell'arbitro Preskern. Sai cosa sta pensando Belardi in questo momento? Anche perché Shevchenko da lì potrebbe ancora tirare. Ma un po' più lontano stavolta. Continua ad accadere di tutto all'interno dell'area di rigore. Deve avere quattro occhi Preskern. Birov e Brevi davvero non si vogliono bene. Camomilla per tutte e due dopo la partita. Due in barriera. Parte Shevchenko, è un cross stavolta, De Ascentis, c'è una deviazione, palla fuori, era fuori gioco, ma era di Sala, ha salvato la porta.
calciato bene De Ascentis, non era facile. No, ha tenuto la palla bassa, cosa che non è difficile, non è molto semplice, ma c'è due sostituzioni mi pare nella regina, effettivamente hanno corso moltissimo, qualcuno deve essere in debito con l'ossigeno. La punizione di Shevchenko, qui c'è la posizione di fuorigioco di un giocatore della Mina, si trattava di Sala, non viene rilevata dall'arbitro, poi sulla successiva conclusione di Ascentis, Sala ancora oltre la linea di difensori avversari, ma attenzione alla regina con Possanzini che trova un varco, si infila Possanzini, entra in area attaccato da De Ascentis ed è bravissimo, rischiando molto il giocatore del Milan a chiudere su Possanzini, rischiando molto perché lì bastava un contatto e sarebbe stato rigore. Costa Curta, partita con tantissime emozioni, 7 al termine, più recupero, 2-2, spinto a Biro, calcio di punizione per il Milan. Se Stovini giocasse sempre così anche in una squadra grande da nazionale, perché ha giocato una partita straordinaria al limite del fallo tante volte, ma è un giocatore di una generosità, di una grinta incredibile, uno dei migliori in campo sicuramente. Guglielmi Pietro, Biroff ancora fuori gioco, difesa altissima quella della regina. Minotaveri, novità sulle sostituzioni, in due sì, stanno per entrare. Stanno due per entrare, sono Poli e Reggi, un centrocampista e un attaccante. Ho sentito Colomba che diceva esce Davide, quindi Possanzini dovrebbe uscire, credo subito, adesso cerchiamo di capire chi è l'altro. È proprio Colomba che dice di attendere un attimo. Quindi probabile che escano proprio sia Callone che Possanzini, adesso vediamo. Pallone profondo per Callone, Costa Curta in vantaggio, esce Abbiati. Per Poli sarebbe la gara numero 270 con la maglia della regina. Lancio di Costa Curta, lascia sfilare Morabito sulla pressione di Leonardo con le mani, lo stesso ex difensore della Vicenza. Possanzini, palla va fuori, la rimessa laterale ancora a favore della regina. Di spalle Reggi che però si rimette la tuta. Evidentemente Colomba ci ha ripensato, si rimette la tuta anche Poli. Sala, il Milan comunque nonostante l'inferiorità numerica ci prova. Biroff gira in direzione di Leonardo, lo attacca Morabito, ne palleggia il difensore, può andare ad effettuare il rilancio, palla nella metà campo del Milan dove Costa Curta interviene di testa, Serginho, Costa Curta in verticale per Biroff e Shevchenko, a metà strada c'è Stovini che allontana, Shevchenko di testa trova Biroff, scatta Serginho, sbaglia l'appoggio a Biroff, pallone che si perde fuori. Intanto vediamo di svelare il mistero della doppia sostituzione rimandata nella regina, Minotaveri. No, per ora ne sveliamo metà perché è sicuro che entrerà Reggi per Possanzini, mentre Colomba ancora attende per far entrare Poli. Comunque Reggi per Possanzini è almeno già stato scritto sul taccuino, però Colomba ancora prende tempo. Ma io secondo me c'è stato un malinteso, perché Colomba ha detto ai due mettetevi la tuta, ma intendeva dire mettersi la tuta come impegno, invece loro hanno messo la tuta. Facciamo finta che è così, Biroff di testa cerca Shevchenko, c'è malinteso però ancora tra i due, può liberare Cirillo che non viene pressato, Foglio, Pirlo, servimento di Bernini, in sovrapposizione Morabito, davanti ci sono Possanzini e Callon, avanza Morabito, Possanzini, Bernini, arriva Pirlo, zona tiro, c'è Foglio libero a destra, lo vede, palla per Callon, una deviazione, Foglio, Foglio, il destro, alto! Ha deciso di tirare di potenza addosso a Abbiati e questa era una soluzione, perché siccome non ha spiego della porta, dalla fascia laterale, ha tentato un tiro fortissimo in modo che metteva in difficoltà il giocatore, il portiere. Attenzione. Leonardo, gran palla per Biroff, fuori gioco dubbio. Fuori gioco dubbio. Ma non è colpa dell'assistente d'arbitro, è colpa di Biroff che non si mette in posizione esatta. Se c'è il fuori gioco è colpa sua. Bastava rallentare un po', aspettare che Leonardo gli passasse la palla. Bene comunque sottolineare come il collaboratore di Presken fosse esattamente in linea con Biroff. Calcio di punizione per la regina, lo batte Belardi, partita che sta regalando un numero incredibile di emozioni in questo secondo tempo. Belardi continua a prendersela con calma e arriva puntuale per lui l'ammonizione. 3 minuti al termine più recupero, 2-2 a San Siro tra Milan e Regina. Minotaveri. Sì, c'è nuovamente cambio di idea da parte di Colomba, entra Poli per Possanzini, quindi non più Reggi per Possanzini ma Poli per Possanzini, quindi più protetta la regina. Dentro un ex difensore che da qualche anno si è trasformato in centrocampista al posto di un attaccante, porta palla Shevchenko, ritirato lo suo duello con Bernini.
È falloso l'intervento dell'ex giocatore del Montevarchi, calcio di punizione per il Milan. Milan comunque che sta adesso aggredendo la regina nonostante l'inferiorità numerica. È pronto Poli, fuori Possanzini, un attaccante, dentro un centrocampista di copertura, Poli. Poli che quest'anno ha quasi 36 anni, ha fatto il suo esordio in Serie A e il suo decimo campionato con la regina. Poli che fu acquistato nell'estate del 90 dal Cagliari, esce Possanzini, la solita grande generosità dell'attaccante di Loreto a sostegno di Callon ma anche a sostegno del centrocampo. Meno di due minuti al novantesimo, calcio di punizione per il Milan, palla in area, calcio di rigore. L'avevo detto io. A terra Biro, calcio di rigore. L'avevo detto io che la difesa regina stava rischiando moltissimo con questi spintonamenti tra Stovini, Cirillo e Biro. E questo adesso io non l'ho visto bene, però vorrei rivedere, perché se è così è stato commesso una grossissima ingenuità ancora da parte dei difensori. Bellardi è il più arrabbiato nei confronti dell'arbitro Prescott, ovviamente c'è anche il capitano Giacchetta, non ha avuto la minima esitazione. Attenzione adesso al replay. Ma siamo alle solite, il contatto sicuramente c'è, quello che dicono gli allenatori, che ne vengono tanti all'interno dell'area di rigore. Posso dire una cosa, mi sembrava che fosse l'abbracciato sulla riga, vediamo un po', sulla riga rigore. Un pochettino prima, no, ma comunque è una. Non l'ho visto molto bene, lascio a Leonardo sul dischetto. O Shevchenko, vediamo un po'. Ma Shevchenko. Per il momento i due sono lontanissimi, no, Shevchenko che prende una rincorsa chilometrica. Del resto aveva fatto la stessa cosa con il Torino. 44 primi, 35 secondi. Il Milan in 10 uomini ha una clamorosa opportunità per andare in vantaggio. E Callon si mette davanti a Shevchenko per disturbarlo. E c'è una lotta lì, che vedi. Lo vuol disturbare, vedi? Ormai il novantesimo, fischia l'arbitro. Rincorsa lunghissima di Shevchenko, parte il tiro, Bellardi! Ecco, si è riscattato di tutti e due. Gol che ha preso, ha parato benissimo. Che partita incredibile. È stato, guarda, posso dire una cosa, Shevchenko è stato disturbato dalla discussione. Attenzione che arrivano oggetti in campo, stava per essere colpito Pirlo. Stovini allontana il fumogeno lanciato. Giacchetto urla qualcosa a Shevchenko. Sì, un po' disturbato. Comunque gran parata di Bellardi. Ha conferma male. Che questo portiere ha delle qualità. Oggi un paio di errori ha pagato lo scotto dell'esordio. Angolo per il Milan che si riversa in avanti. Bellardi perde palla, Shevchenko non riesce a controllare, palla fuori. Incredibile, il corner di Leonardo è stato velenosissimo, perché i palloni stavano andando dentro della porta. E Bellardi si è riscattato, ha fatto due parate, una del suo rigore che salva il risultato praticamente, perché ormai siamo alla fine. Vedete che ma lì è stato malissimo, molto male, Shevchenko ha tirato malissimo, partito da troppo. Una cosa importante, Giuseppe, Bellardi era un bel po' avanti alla linea. Sì, è vero, questa è anche stata una scorrettezza che l'arbitro non ha visto. Sta per entrare Reggi, Minotaveri. Sì, esce Callon, comunque la confusione qui è indescrivibile, Maurizio, non ti lascio immaginare al momento della parata, ma si capisce ben poco qui, secondo me sta andando in tilt un po' di qualche gente, qualche persona qui sta andando in tilt. Sarebbe stato bello al momento della parata di Bellardi avere un microfono all'interno della panchina della regina, ma purtroppo infatti, non si può. Ma oppure all'uscita di Possanzini, quando al momento dell'uscita è stato segnato il calcio di rigore. Comunque anche questo è il calcio. Mino, scusa, seguendo l'episodio del rigore, passato il novantesimo, non so se 5 minuti di recupero, perfetto. Ecco, volevo dire una cosa, tu quella domanda che mi hai fatto su Colomba di aver fatto esordire il portiere, la ritiri la domanda? Questa è bella, è vero. Sta per entrare Gustavo Reggi al posto di Mohamed Callon. 26 anni Reggi, la regina l'ha acquistato per 8 miliardi dal Gimnasia alla Plata, la stessa formazione dalla quale arriva Guglielmo Impietro, dalla quale arriva Sosa dell'Udinese. Esce Callon, ancora 3 minuti da giocare. Siamo a un minuto, è passato solo la sostituzione qua. Reggi gioca il suo primo pallone, lo affida a Pirlo. Foglio, Pirlo, palla dentro per Foglio. Reggi sbaglia tutto.
Incredibile, amici! La Regina poteva fare il risultato pieno in questa grandissima occasione. Penso che Colomba, che è un attaccante, cosa avrà pensato? Perché era completamente solo davanti alla porta, ha picchiato praticamente col calcagno, neanche con l'interno. Vediamo l'azione, molto bella, Pirlo, vi osservate, guardate, ha calciato malissimo, incredibile. Pensa se quella palla capitava a Callon. Milan che attacca, viene chiuso Shevchenko, ancora contro il piede della Regina. Che partita in questo secondo tempo. Pirlo, Poli, Reggi, Pirlo, profondità al volo, chiude Ngoti, riparte il Milan, Costa Curta, subito il lancio a cercare la testa di Birov, intervento di testa del solito Brevi, avanza Morabito, Reggi, Morabito, Poli, Pirlo, scatta Foglio, troppo in profondità, avviati in anticipo. Forse l'ultima. Avanza Shevchenko. Diascentis. Lancio troppo profondo per Birov. Pallone recuperato da Belardi. 48 primi, 50 secondi, 70 secondi. La chiusura di una partita incredibile in questo secondo tempo. 2-2 tra Milan e Regina. Poteva vincere il Milan, ma poteva anche vincere la Regina, che ha avuto due clamorose opportunità. Certo, la più clamorosa è sicuramente quella sciupata da Shevchenko. Il rigore parato da un Belardi strepitoso, che si è rifatto delle incertezze avute in occasione dei due gol del Milan. Serginho, non c'è fallo di Poli, dice l'arbitro. Pirlo, Foglio, attacca De Ascentis, fallo, calcio di punizione. È una partita che a questo punto dobbiamo fare un resoconto. È immeritato il risultato, perché se noi pensiamo al rigore di Shevchenko, pensiamo al gol mancato della Regina negli ultimi minuti, è veramente straordinario, che tutti e due potevano vincere per una ragione o per l'altra. La Regina che ha giocato una partita straordinariamente bella, il portiere è stato sfortunato ma ha riscattato con due parate straordinarie. Pirlo, Cirillo, parte la traversone, Birov che diventa difensore, mette fuori, anticipato a Shevchenko, pallone recuperato da De Ascentis, forse c'è tempo per un'ultima opportunità per il Milan. Poli chiude su Shevchenko, se ne va anche il quinto minuto di recupero. De Ascentis, finisce qui la partita. Nella sua prima esperienza a San Siro la Regina coglie un risultato straordinario, finisce 2-2, una partita che il Milan avrebbe potuto vincere alla grande nel secondo tempo, ma anche rischiato di perdere, perché la Regina sul risultato di parità ha avuto due clamorose occasioni. E allora, José, risultato giusto? Ma io direi di sì, perché la Regina ha fatto una partita straordinariamente bella. Il Milan un primo tempo che ha giocato male, in un secondo tempo con l'ingresso Leonardo ha migliorato moltissimo, è arrivato a ribaltare un risultato che era molto brutto per il Milan, però con la collaborazione, con l'ingenuità, forse il portiere poverino, forse anche emozionato, ha preso questi due gol. E direi che poi alla fine si è riscattato col rigore di Shevchenko. Emblematico il dato dei tiri in porta. José, la Regina a San Siro ha tirato 6 volte, 5 volte il Milan. Partita molto fallosa, più fallosa la Regina, 25 falli contro 15 del Milan, una partita che farà discutere a lungo per alcune decisioni del direttore di gara Preskern, non soltanto il rigore concesso al Milan, ma soprattutto direi sul risultato di 1-1, il gol annullato a Leonardo, probabilmente regolare, anche se, ripeto, un'azione da vedere con grande attenzione alla Moviola. Questa sera per i moviolisti ci sarà un lavoro enorme su questa partita. Zaccheroni scuro in volto, Zaccheroni che chiedeva la seconda vittoria consecutiva. Il Milan dall'inizio del campionato non riesce a vincere due gare di seguito e tutto ciò ovviamente penalizza la squadra di Zaccheroni nella corsa verso la vetta della classifica, che adesso si allontana. La Lazio stava vincendo con il Piacenza, che significa che il Milan in questo momento scavalca sì l'Inter, ma è a 7 punti dalla vetta. Grande entusiasmo da parte dei tifosi di Reggio. E la Regina, si può dire che è una squadra che gioca bene. Dobbiamo dire che Colomba è stato bravissimo a fare, eccolo qua, inquadrato. È una squadra che gioca veramente bene e non meritava forse di perdere, e forse questo è una giustizia. Appena possibile ci saranno protagonisti alle microfono di Minotauri. Sarà interessante sentire i commenti a caldo, ripeto, di una partita che si presta a mille interpretazioni. C'è Franco Colomba con Minotauri, linea negli spogliatoi. Sì, grazie Maurizio, sono con Colomba. So che è un momento questo qui importante anche per parlare subito a caldo. Comunque l'imposizione tra Tefini e compagnoni, gli elogi per come ha giocato la sua squadra si sono sprecati nel senso meritati. No, ma guarda, siamo
contenti perché è un punto insperato, no? Su un campo difficilissimo. L'unico rammarico è che veramente l'appuntamento con la vittoria sembra stregato. Sono 10 partite, di partite così intense ne abbiamo giocate altre senza raccogliere i 3 punti. Chiaramente San Siro non è il campo per prendere i 3 punti. Ecco, magari vediamo anche il gol, se le fa piacere possiamo anche vedere le immagini di questa partita. Questo è il gol, c'era stata un attimo una protesta per la posizione di Foglia, ma la posizione era regolare. Comunque è stata una bella sfida anche tra lei e Zaccheroni, cambiamenti tattici notevoli. Alla fine lei ha tenuto Reggi Poli in attesa perché non capiva bene come andasse, poi il rigore, insomma, una partita davvero da raccontare. A cambiare, si rischia magari di scombussolare qualche equilibrio che si è creato. Per la verità abbiamo sofferto nella prima parte del secondo tempo, il Milan ha preso il sopravvento, abbiamo preso un paio di gol un po' così, però insomma non credo che meritassimo una sconfitta, questa è la verità. Va bene, grazie, complimenti ancora, buon Natale anche Colomba. Maurizio. Sì, abbiamo sentito Colomba soddisfatto, ma direi soprattutto stremato. 90 minuti così ad un allenatore tolgono energie nervose per almeno una settimana. Qui continuiamo a rivedere le azioni, il gol annullato a Sala, questo invece è il pareggio di Shevchenko. Belardi qui purtroppo per lui esordiente, non fa una gran figura, ma Belardi sarà ancora più protagonista in negativo successivamente in occasione del secondo gol del Milan, ma poi si raschetterà la grande con il rigore neutralizzato. Questo è l'episodio, siamo sull'1-1 del gol annullato al Milan. Attenzione, il cross di Serginho, testa di Birov, probabilmente Leonardo era leggermente avanti a Giacchetta al momento del colpo di testa di Birov. Potrebbe aver visto bene il guardaline, perché c'è il movimento di Leonardo e Giacchetta, qui è l'occasione incredibile sciupata da Birov. Si è trovato il pallone, Callon impegna portiere Abbiati e qui l'errore di Belardi sul cross più che un tiro di Shevchenko per il gol del 2-1 a favore del Milan. Tutto sembra a questo punto in discesa per la squadra di Zaccheroni e invece ci si mette Sala, un errore, può capitare, per carità, un controllo sbagliato verrà fuori l'espulsione, giunti la punizione che porta al pareggio, ma vediamo ancora il gol di Shevchenko, il suo era un cross, il pallone non sarebbe entrato, ci mette del suo Belardi. Questo è il gol bellissimo, Possanzini al volo Brevi, Abbiati compie un'autentica prodezza, ma in agguato c'è Callon che segna il suo 6° gol in Serie A con la maglia della Regina. La punizione era nata proprio a seguito del fallo di Giunti che aveva portato all'espulsione. Bellissimo il tiro al volo di Brevi, Callon anticipa tutti, Costa Curta e Ngottì, si infila 3-2 e segna il gol del 2-2. È il gol che fa sognare tutta Reggio Calabria. Regina che peraltro avrà anche l'opportunità addirittura di vincere la partita, anche di perderla, perché ci sarà il rigore di Shevchenko. Insomma, una partita che lascia recriminazioni a tutte e due le squadre, Giuseppe. Ma direi di sì, perché tutte e due hanno da lamentarsi dei rigori sbagliati, e un rigore, poi qui rivediamo ancora un'azione del Milan, qui veramente c'è il rigore, vedete l'abbraccio del giocatore della Regina su Birov. Calcio di rigore comandato da Preskin, che non ha avuto alcuna esitazione, il contatto c'è, c'erano stati molti contatti tra Brevi e Birov. L'esecuzione di Shevchenko, Belardi era un bel po' avanti. Sì, era un po' avanti, però anche lui ha sbagliato nettamente, ha visto che il portiere è già partito molto prima. E osservate l'occasione della Regina. Foglio, Reggi è entrato da poco al posto di Callon, evidentemente era freddo. Sbaglia completamente la conclusione, pallone neutralizzato da Abbiati, linea alla regia, tra poco vedremo anche i gol.